Buonasera. buonasera, benvenuti, ciao ciao a tutti, allora. iniziamo i nostri eh, soliti saluti, io ho messo dall'inizio così eh, eh, lo so, ma nel frattempo ne sono arrivati altri, Cristina, ciao Cristina ciao Maria, Maria, Barbara, Maria Rita, Rita Donatella, Maria, Maria Angela, Stefano, Stefano. un ciao, bacio Stefano a Giacomino, esatto. detta così Stiamo. è brutta scusa, Oh, <ride> non dico niente troppo forte ma stasera se, se va tutto per un po' dai Laura, allora, dai, la puoi vien. fare Franchini, Ciao, Dario, Dario Elie Eli, ci stavo dicendo Monica, Bianca Sia, Lisa Carmi, Carmi e Daniela Ciao ciao ragazzi, come state? Come Mi sembra state? passato un secolo dall'ultima live. Ciao Patrizia! Ciao, e invece era solo martedì scorso. Non lo so, una settimana che abbiamo fatto un sacco di cose. Sì, è stata molto lunga. Sarà che c'è stata la mattata domenica che forse quel giorno sembra stato una, una... Ciao felicità. Cora! Ciao Cora! Ciao Sergio! <ride> Chi è Sergio? È Sergio, ciao Sergio, saluto ah. Sergio. <ride> Raga, ok, io sto già partendo. Ciao Renzo, anzi, Tiziana. Eh, è Tiziana con l'account di Renzo. Esatto. Ho, imparato, esatto, ho imparato. Come state? Noi oggi, tra. Grazie, oggi. Che giornata di merda, Mamma diciamo. Cioè. Ci siamo, no, no, siamo, Ciao, Ivan. Siamo partiti proprio in carica. Ma io, già da ieri sera, ho detto: 'Dio, che bello! Domani andiamo in negozio. Ci arriva Nobile. Uh... Abbiamo provato gli assegni. Abbiamo chiamato il Corriere <ride> per dire: 'Guarda, sono cotto assegni. Va tutto bene, <ride> va bene. Lasciatica, va bene. Ci siamo ripresi.' La una bomba. Dopo una settimana, questa mattina. Scriviamo nel gruppo ragazzi. Abbiamo chiamato il nostro Mirko. Ci ha detto che sia sì, il contrassegno. Gli assegni da ritirare. Quindi Nobile ci arriva oggi. Sicuro ci mettiamo lì. Prepariamo le grafiche per la live. Carichiamo la live cioè, su YouTube. C'è cioè già la live programmata per martedì prossimo. Esatto. E finché non arriva Mirko. Ciao. Ci dice: no, ragazzi, non, non ce l'ho, non è arrivato. Ha fatto Ma come? Ma stamattina ci ha detto che ce l'avevi, ha detto: no, no, mi sono confuso, non è vero. Eh, eh, abbiamo ehm... chiamato subito la referente perché ho detto: guarda, lei se magari hanno fatto casino, non hanno lasciato il magazzino. Avevamo morto. anche detto al, alle brutte, ce ne andiamo a Pomezia, lo andiamo a ritirare noi nei magazzini di Bartolini. Eh, e chi se ne frega lo, lo portiamo a casa. In realtà il pacco non è ancora arrivato a Roma, ah, però ieri è stato effettivamente spedito, spedito ci cioè, hanno confermato cioè questa cosa. Quindi, domani no, ancora non è arrivata nessuna mail, ma domani Non abbiamo neanche fatto in tempo a presentarlo, cioè Luca ha fatto il video di presentazione per metterlo nelle storie di Instagram e stanotte è... sono arrivati ordini. Sono arrivate i ladri. Esatto. Comunque, però Detto vabbè, facciamo l'idea è spostiamo la live. No, perché questa settimana siamo praticamente pieni. pieni. Allora, è arrivato tutta la collezione di, di laboratorio, laboratorio attivo la Masters Collection più Nerosa ed explode Parliamo di quella. E visto esatto. che poi ci sono tornate altre cosine tipo Tower, abbiamo deciso di prendere i profumi che ci sono tornati dopo un bel po' di tempo in realtà e rispolverarli un attimino, chiacchierare un pochino. E, mh, che succede ah Stefano aveva scritto di saluta Annalisa. Lisa ma, ma dove stanno queste persone perché non le abbiamo salutate no no, no, no. Aries, Carmi, Patrizia Stefano, Anna Lisa ciao, ciao, no. ciao. Ma, da uno screen ho notato persone che non avevamo visto tanti commenti ci siamo Itta. mangiati la pizza comunque questa sera. Dalla pizzeria di fiducia, ormai che quando chiude siamo nel panico. Siete di ostia, pizzeria Tre Farine, solo consegna su just Justit. Ottimo, oh, non ho mai sentito. Né? Perfetto, tower. sappiamo cosa metterti nel pacco. Che ti abbiamo? No, no dobbiamo spedirlo. Dobbiamo aspettare a spedirlo invece okay. di spedirlo oggi. spediamo domani perché così ci arriva nobile. E invece, spediremo probabilmente dopo domani. Se vuoi sentire Nobile, sì, sì. se non vuoi sentire Nobile non te ne frega niente, ci spediamo domani. Tutto ah, certo. Io volevo fare, volevo chiedervi una cosa. Avete visto il cambio logo? Cambio logo, ma ragazzi, ma notate anche qualcosa di diverso in questa live a livello grafico, no, di cavolo. qualità video? cioè non ci avete detto nulla. cioè, si so... vede, non è che no, non ho mai sentito nulla. Ah, ok, ha detto come l'avrò, non hai sentito nulla di PowerPoint. Cioè avete visto ci stiamo anche cambiando un po' le cose su Instagram Stiamo cercando di essere questa settimana con settembre molto il Cappellino rosa A parte quello A parte quello Nessuno ha notato nulla Vedremo secondo me Chi, chi nota qualcosa avrà in omaggio tutti i profumi di cui parleremo oggi Vediamo Ora no, si inventano di tutto <ride> Brava Daniela non c'è più Streamyard ma ci siamo messi il nostro logo. Ah, Winky, ciao. Winky. <ride> Avete il logo in alto, la scritta sotto. Beh, ma a livello visivo, si vede meglio? Eh, fateci sapere questa cosa perché Felichetta. abbiamo. Ciao. Ah. Però ho detto profumi in regalo, tutti. Grazie. <ride> <pugnette. ride> No, perché stiamo stavolta trasmettendo in Full HD, quindi volevamo capire se si vedeva un pochino meglio <ride> uh, il coso. Il megamicrofono micro ce l'abbiamo ormai da qualche, da ride, qualche mese, un paio di mesi. Perché la stato... una certa non si sentiva più quando parlavamo, quindi abbiamo detto lo dobbiamo comprare. Si vede molto bene, 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 bene. Allora, Nobile come nuova uscita c'è cioè solo eh, Antimalocchio? Antimalocchio non sappiamo adesso se presenteranno qualcosa di nuovo Archittima, al pt io penso che se già c'era qualcosa ce l'avrebbero detto quando abbiamo fatto no noi sappiamo, sappiamo alcune cose eh. non possiamo parlare okay. le sete perché se a me l'hanno hanno dette me le sono completamente dimenticate e come si fa bene, molto bene ragazzi bene tutto merito della skin care e del full hd finalmente la telecamera full hd da trasmettere eh. in hd <ride> io illudo sempre, però appunto ci siamo impegnati. Non so, avete visto oggi il Reel? Devo dire che quel Reel l'ha colpito: davvero? Eh, sì. ah, no, io non ho notato nulla. ha ah, no, fatto Daniele. il Reel. <ride> e diciamo che una delle rose di cui ho parlato nel Reel è volata. È volata. È volata, è volata ancora. No, ancora 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 tra poco volerà. Quindi fateci sapere: cioè commentateci anche. E anche nei reel le cose perché ci vogliamo impegnare un sacco cioè vogliamo essere abbiamo fatto uno sì, schema sì, non fa avete visto che un pochino di cambiamenti ci sono stati in questo settembre sono delle cose molto um, soft che forse non si notano in una prima occhiata però stiamo cercando di fare qualcosa sta starendo la qualità di tutto ragazzi contenta delle vostre bene, no? bene 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 oh, sì, abbiamo deciso di Cambiare sarà un periodo di cambiamenti. E abbiamo annunciato anche oggi nel sito. Um, nel sito, si, sì, buonanotte. Nel gruppo, perché devo dire questa frase almeno in ogni live almeno tre volte. Um, stiamo anche per cambiare sito e commerce, quindi avremo un nuovo sito. Oggi abbiamo dato l'ok. Okay al, al webmaster Ragazzi, finalmente lo so che il nostro sito a volte vi fa un po' penare perché ha tanti problemi, uh, quindi stiamo iniziando a lavorare adesso, speriamo che entro qualche mese uh, sia pronto, ci dovremo mettere a caricare tutto il negozio a, man a mano a mano, una cosa per A voi. mano a mano. Quindi qua mi sa che ci aspettano delle belle nottate in negozio a caricare prodotti sul okay, sito. Come dicevo oggi sul gruppo Whatsapp, quando abbiamo aperto ci è sembrato un'eternità, siamo passati 10 marchi. Esatto, boh, no. ci si siamo centuplicati. Eh, eh Stefi, la nostra Miss Figa 2024, <ride> le candidature sono già aperte. <ride> Comunque, Cora, se vi consigliano delle confezioni particolari, come in precedenza a Reginette, nella scatola con la corona, me lo dite a Mole Limited, io ti dico che. Nobile ha fatto, non le limited, ma delle collezioni di alcuni profumi, ha fatto del, dei packaging più, eh, più fighi, più, più, lux, più luxury diciamo. Non li abbiamo presi di quelli, tranne solo del capriccio, capriccio del maestro, perché non so se è una scelta di farlo soltanto in quel pack, non lo so, non, non o per un periodo fanno quel pack e poi tornerà in un pack, quindi così. Oh. Quando fanno delle... Anche noi amiamo le limited edition, diciamo. Però per Natale potremmo, anzi, dovremmo avere qualche cofanetto di cose carine. No, no, dovremmo, ce li abbiamo. Ce li abbiamo ordinati, ok. Mi sono dimenticato di cosa, dei però. Cofanetti di cose carine. Veramente fatti bene. Perché a noi gli ordini di Natale ce li prendono lì. a luglio, ragazzi. Esatto. Già sappiamo cosa succederà a dicembre, fondamentalmente. Ma va bene, bando. Yo, Black Devil! ma noi ci vediamo sabato prossimo. È vero, è vero, ragazzi. Ma chi viene al piccino? di qualche imbucato che è riuscito a farsi dare un ingresso al pitti e ma... verrà perché se ci siete noi saremo lì venerdì e sabato fermateci non fate come Alex Anza, che poi siamo tornati eh. e ci sono arrivati 10.000 messaggi io vi ho visto ma non vi volevo disturbare no, oppure chi ci ha disturbato e si è beccato un urlo che ci ha fatto spaventare povera Isabella ma che vi frega ragazzi ma fermateci ma mica siamo dei VIP ma insomma ancora no Ancora, ancora, per poco. Poi, fra poco, qua vedrete due ologrammi. Noi non parleremo più con nessuno. Esatto. <ride> Mai nella vita questo. Mettetemi piace, bravi. Allora, appena arriviamo a mille iscritti, eh? Batman diventerà moderatore della live. Sì, decisamente. Oh, deciso. Perché <ride> lì sarà la fine, praticamente. Eh, non ci manca tantissimo per i mille iscritti, dai. È vero Voi consigliateci, raga, consigliateci ad amici e parenti, fate mettere like, ma non ci guarda, non fa niente. Intanto, non arriviamo a mille. <ride> Prima di cominciare, io so che volete cominciamo subito a presentare il laboratorio olfattivo e i profumi, ma noi vogliamo parlarvi di una cosa di un che progetto. Di un progetto che inizierà a fine mese. Mm -hmm un progetto dedicato principalmente a chi è di Roma, di Ostia, ma anche a chi vuole sì, farsi un Se vi volete fare un sabato. Ecco perché allora, Cris, sono arrivato un sacco di follower su Instagram che hanno in comune, infatti ti volevo chiedere se Capito. qualcuno si vuole fare magari un viaggetto che dice voglio venirvi a trovare, ecco magari, magari scegliete quel sabato lì eh, che c'è anche un qualcosa in più. Perché allora diciamo che questa cosa l'abbiamo in progetto da quando abbiamo aperto. Noi non so se vi ricordate in una live, forse delle prime, non mi ricordo che avevamo raccontato un po' la storia della Gloserino. Abbiamo detto che nel nostro progetto iniziale era, era da fare anche dei progetti con le scuole, con le materie prime per far conoscere un po' tutto il mondo della profumeria a 360 gradi. Poi per una questione piuttosto che un'altra abbiamo dovuto accantonare questa cosa, ma finalmente un passettino avanti lo stiamo fatto. facendo. E io approfitto di questa cosa super figa che abbiamo vai, scoperto vai. oggi, eh. tenetevi pronti perché abbiamo una novità pazzesca, una cosa veramente, vai. veramente bella. Ole, abbiamo deciso di iniziare sabato 30 ah, settembre uh, alle ore 17 con un primo workshop uh, in cui faremo un'introduzione alle materie prime in profumeria. Uh, abbiamo acquistato uh, alcune materie prime, un po', non, un non un po', tutte, perché un po' le abbiamo prese uh, e quindi faremo questo incontro uh, da noi in negozio uh, in cui annuseremo insieme le materie prime e Uh, cercheremo anche di riconoscerle piano piano nei profumi, cerchiamo esatto. insomma di allenare un pochino il naso. Questo ci è venuto in mente perché uh, ultimamente, soprattutto tante persone, anche di Ostia, che magari uh, sono entrate qui, um, ci hanno detto: sarebbe bello che... capire di cosa sa esattamente una nota. Perché magari io vengo qui con un'idea no? che mi piace il Paciuli, perché leggo che nelle tutti varie opere che ho... c'è cioè il Paciuli. Però io effettivamente non so di cosa sa il Paciuli. Um, mm. E magari facendogli sentire un profumo al Paciuli, scopri che in realtà questa persona non, paciulli non piace. piace. Ma magari nelle, nei profumi che ha e che le piacciono, il Paciuli sta messo come nota di fondo insieme alla vaniglia. Sì, che è messa uh, come fissativo per rendere. Ma il magari in un profumo un super più. fiorito. Esatto. E là il Paciuli quasi non lo percepisci. Um, Grazie, FDM. E... Ciao Carla, quindi abbiamo deciso di, di fare questi workshop. Esatto, faremo quindi questo primo. Questo primo che verrà, eh, ci sarà, sarà il 30 al primo appuntamento, e poi abbiamo deciso di eh, duplicarlo praticamente il, sabato, il dopo. sabato dopo. Per chi non può, magari il 30 visto che è un, diciamo, un incontro iniziale, un, un approccio, un primo approccio. e, e quindi. Di fare due appuntamenti, ma questo non vuol dire che poi non verrà ripre ripresentato durante il corso dei mesi, questo diciamo questo incontro qui. Poi, piano piano, una volta che abbiamo delineato un pochino delle linee generali, eh, faremo eh, presumibilmente a fine mese ogni mese, ogni, ogni ultimo ogni sabato mese, del mese. Ehm, dei workshop più specifici, magari incentrati su un qualcosa, ehm, allora, è una cosa che ci avevo pensato, Stefi, però vi dico che acquistare un piccolo kit di materie prime è impossibile, anche perché, raga, le materie prime hanno un costo importante per pochi, pochi grammi. Cioè ne abbiamo, visto, abbiamo preso materie prime che hanno il costo all'incirca anche 30 euro e sono 3 grammi, quindi magari farci dei piccoli discovery è difficilissimo. Non è che dire che si può spedire la materia prima già in mogliette perché evapora. Vediamo come pot cosa poter fare, però è complesso, è complesso veramente. Um... F ci chiede, ma poi ci danno informazioni per prenotarci? Sì. Potete ehm, già prenotarvi. Scrivendoci, semplicemente. Intanto do domani la pubblicheremo questa locandina, già oggi è stata fissa qui in negozio, domani ne, ne parleremo anche nelle storie di Instagram. Non saranno tantissimi posti, eh, perché sennò si crea veramente un casino, anche perché lo spazio, insomma... È quello che è. Cioè, è, è, è tanto lo spazio. Ma uh, ecco, Cristina si prenota. <ride> Potete prenotarvi quindi già da ora sia per il 30 che per il sabato successivo. Ci è stato chiesto da qualche salottina perché questa cosa l'abbiamo già annunciato nelle, nel gruppo Whatsapp. Dice, ma se uno viene un sabato per questo incontro Poi non può venire quello dopo. No, venite quando ve pare. Cioè, nel eh. senso, se il, il, il sabato 30 e il sabato successivo sarà lo stesso corso, improntando una stessa manie maniera, diremo le stesse cose fondamentalmente. Sì, ma se volete risentirvi la cosa, sicuramente non, vale, non vi fa. Ehm... Quindi mi raccomando, scriveteci su Instagram, su WhatsApp, su Facebook, dove vi pare. Una eh, mail, quello che volete. E basta che ci scrivete, mi prenoto per il workshop di sabato 30 o di sabato 7. Mi sembra che sia qualcosa del genere. Sì, non sbaglio. È sì. il sabato dopo, praticamente. Ciao, Marco, e, e noi vi teniamo il posto. Beh, semplice. Semplice, semplice. Poi, ovvio che se uno entra e non si è prenotato, non è che diciamo no, vai fuori, eh. Senza, senza vergogna, non vi fate dei problemi a scriverci. E poi prossimamente vi faremo uscire anche tutte le date degli workshop successivi con gli argomenti esatto. che tratteremo. ci stiamo ancora lavorando un attimino a quello, allora, magari poi noi. aggiungeremo delle altre materie prime Vediamo ragazzi, vediamo come va. È un po' un esperimento anche per noi, è la prima volta che lo facciamo, eh, però è una cosa che ci intriga tantissimo anche perché noi per primi l'abbiamo fatta. Una cosa è del genere è stato veramente bello e, cioè, è perché finalmente, pur avendo magari un naso allenato, no, eh, siamo riusciti a capire di cosa, di cosa sappia veramente una determinata nota. Cioè Perché noi semmo, cioè, abbiamo sempre detto, noi siamo abituati a sentire nei profumi degli accordi fondamentalmente, delle note che insieme danno quell'odore, quel sentore. <ride> Però sentendo una materia prima in assoluta, da sola, così, cioè ti accorgi di tutte diverso. le mille sfaccettature che E noi prendiamo avere, sempre l'esempio del cardamomo, cardamomo. Che per noi ha sempre avuto un odore, che era quello che sta in Guarnai tolli o in lana di Santa Mattia, sì, un morbido, bello avvolgente. Invece, sentendo poi la materia prima, abbiamo detto: Ma, ma che è questa cosa? Perché poi ce l'hanno fatta fare in blind, eh, mi ricordo questo corso. Sì: Strega del Castello lo fa, sì. de... non mi ricordo se lei ti manda proprio delle materie prime o degli mi accordi già sì. creati. Eh. No, forse degli accordi. Mi sa, degli accordi. Non ero degli accordi già creati, non lo so. E ovviamente e poi lo fa a pagamento. Quindi tu acquisti proprio un kit con tutto il corso. Quindi quella online si potrebbe sì. fare a pagamento, però io lo dico: no, io non mi sento di far pagare un corso. No, in realtà no, cioè, a meno che non è un naso, ecco, strega del castello. Lei è un naso, ha studiato molto più di noi, ovviamente. Quindi ovvio che venga, venga pagato. I nostri corsi sono diciamo mm -hmm. gratuiti e abbiamo, abbiamo pensato anche di mettere una cifra simbolica che ne so 10 euro che per poi, poi venivano un rimborsati un con un buono per dare un po' più valore però alla fine abbiamo detto ma chi se ne importa ragazzi dai no, davvero ci cioè. um, e niente quindi speriamo che questa idea vi piaccia speriamo che almeno le persone di Roma insomma, riescano ad essere presenti e fine. Abbiamo finito con gli annunci. Secondo me possiamo iniziare. Vabbè, ah tenetevi pronti l'ultimo annuncio? Intanto cominciamo a dirlo: il, no ricontri... il, il, 9, il, dicembre, il 9 dicembre, dicembre ragazzi, il mega tardi. La nostra festa di Natale. Eh, qua già stanno cercando biglietti, <ride> bed and breakfast. Da ottobre inizieremo a martellarvi con i video spot su YouTube prima delle live, come abbiamo fatto con l'anniversario oggi finalmente mi sono arrivate le misure delle cose che stiamo aspettando per il calendario dell'avvento quindi siamo a creare questi calendari appena avremo il prototipo il primo calendario non è il, il primo calendario verrà tutto quanto pubblicato e potrete cominciare a capire Ciao monia e, allora. e poi io apriremo pure i preordini esatto. perché vedo che già Look Fantastic e altri sì. ma alcuni già, già a, a, a luglio fra un po' li aprono. Anche tipo Look Fantastic che te lo spedisce a ottobre, cioè io non riuscirei a tenermi una cosa chiusa fino a dicembre. Ma io già quest'anno col calendario dell'avvento di Eems, cioè, volevo aprirlo tutto lo stesso giorno. No, non, non è. <ride> ecco, ecco Donatella, era ora, ecco. vedeva l'ora. Dona se lo prende, se lo porta a casa, se lo costruisce da sola il, il mese prossimo, lei già ce l'ha a casa. E detto questo, iniziamo, iniziamo questa, questa live. live. Prima di parlare della Master's Collection, ovviamente, parliamo delle due novità che ci sono arrivate. Non sono delle novità vere e proprie di laboratorio effettivo, sono due novità però per noi, um, anche perché quando abbiamo fatto l'ordine di impianto di, di laboratorio um, faceva già parecchio caldo e alcune cose le abbiamo... Escluse un pochino perché erano un po' stumazio. Io col senno di poi, vedendo come c'è andato laboratorio olfattivo quali delle collezioni abbiamo venduto di più, mm -hmm. ti dico avevo fatto una cavolata. Perché noi in estate abbiamo venduto praticamente Ragazzi, esclusivamente la collezione Nera. È mera. stato bellissimo. Noi ci siamo ritrovati ad agosto, nella settimana, quella in cui facevano 40 gradi, non si respirava gente che entrava e ci diceva io cerco un profumo caldo e avvolgente e diceva ma, ma davvero? davvero cioè, Nerotic <ride> andato noi... come il pane <ride> ma anzi. noi abbiamo preso Salina abbiamo <ride> preso Laboratorio in Fiore magari un qualcosa di no lo voglio caldo e avvolgente e quindi abbiamo sì. finito tutta tutta raga la collezione nera non c'avevamo più tornata. quasi niente è tornato tutto Uh, quindi, Tonkad è tornato Nerotic, è tornato il mio amato Cash Noir um, e sono di nuovo disponibili sul sito. E in più abbiamo deciso con quest'ultimo ordine di aggiungere Nerosa e Explode. Di Nerosa ne ho accennato pochissimo in modo veloce, con una velocità nell'audio e nel video pazzesca perché Instagram ti fa fasti e reel di un minuto. Sì, ragazzi, noi li facciamo i reel però. No, non si può spiegare più di tanto, diciamo che siamo un po' boomer da questo punto di vista e questi nuovi modi di comunicazione non ci piacciono. Non piacciono. No. Anche Marco, in realtà, i video che noi facciamo per i Reel se Durano otto le... minuti praticamente. No, <ride> chiacchiera, chiacchiera, la <ride> chiacchiera alla fine deve fare. La cosiddetta deve tagliare, perché se no un minuto e Instagram. No, io ancora continuo, siamo la generazione YouTube. Cioè, siamo nati sì. con i conti. Parlate per esatto. <ride> Quindi... Però adesso ve lo presenterà, abbiamo diviso questi due profumi, uno, Luca. E uno, Marco. ma perché uno ha più un team Luca? E uno più un, team ma Marco, no, uno diciamo, è un team tutte e due. Sì. L'altro è più team Marco. Diciamo quindi, il team Luma ne parla Luca. Vai, Nerosa, ovviamente. Nerosa ehm, è un profumo che ha come note principali lo zafferano insieme al e alla rosa. Un accordo eh, abbastanza classico che tutti conosciamo. Eh, un profumo tutto sommato abbastanza safe, secondo me. Um, che, ha, che ha una parte speziata al mio naso molto predominante. Um, stavo dicendo proprio oggi nel gruppo gruppo, uh, gente un uh, po' ci manda in maledizioni secondo me pure, sempre sul gruppo dicono le cose, che mi aveva eh, rimandato un pochino allo Spice must Flow di Età Libre d'Orange un grande incagato di Età Libre d'Orange ci terrei a sottolineare eh, solamente con l'aggiunta di molta, molta rosa um, quindi è una combinazione sì, classica però assolutamente non scontata, non banale um, spruzziamolo va vai Allora, diciamo che Nerosa nacque molto prima, è un progetto che nacque anni prima della collezione nera di laboratorio Orfattivo e venne poi accantonato perché sembrava uscire fuori dalla strada che stava percorrendo il laboratorio olfattivo. Esatto. Quando hanno deciso poi di riproporlo... Uh è stato perché hanno capito che forse i tempi erano maturi per laboratorio olfattivo di avere un qualcosa del genere nella loro collezione, tutto ciò quando hanno creato alla fine la, la collezione, collezione nera, nera che prima era tutto bianco uh, e quindi è uscito. Il Nerosa è stato uno dei grandi successi comunque di laboratorio olfattivo insieme ad Explode. In realtà sono due, due, due grandi best-seller. Seller. a me ha colpito tanto di Nerosa, la descrizione che ha fatto proprio Olga, che è poi la nostra formatrice. Che oggi siamo andati a vedere un po' di video su, su YouTube. YouTube. E di eh, la frase di papio, che mi è piaciuta tantissimo: dice, per la prima, per la prima volta hanno voluto proprio sdoganare eh, il concetto, il di, concetto Rosa di Rosa come Rosa qualcosa proprio... di femminile. Quindi questo qui è proprio un unisex per eccellenza. Sapete che nessuno ormai si spera crede credere più eh, nella distinzione invece, di genere nella profumeria. E invece uh, la gente, ma qua sono quelli da uomo, qua sono quelli da quelli donna. Quelli neri ovviamente, quelli da uomo, quelli più colorati eh, o certo. quelli, quelli chiari sono da donna. Non, non fa una piega. E, però sì, è esattamente il profumo gourmand. Eh, sì. Gourmand, sì. Unisex per eccellenza, <ride> è bellissimo. È una rosa sporcata, Sì, un po' da una, una parte un po' più scura, un po' più legnosa. Perché e c'è questa parte più speziata che secondo me è data dal di garofano, in realtà è quello che mi riporta anche allo Spice Mass Flow, perché alla fine l'unica grande spezia che c'è è il chiodo di, Garofa, di garofano. di garofano, sì, noce moscata, sì. zafferano e l'olio essenziale di guaiaco. Il geranio, il geranio che dalla parte è un po' più legnosa e poi c'è questo fondo veramente molto scuro, molto uh -huh. cupo, molto notturno. Uh -huh. È una rosa notturna, secondo me. Lo Spice Mass Flow risulta molto più fresco come profumo, molto più speziato, ovviamente dal nome. Um, però ecco, ha un qualcosa che mi ha riportato a lui, non so per quale motivo. Anzi, sentiamoci... Guarda, Vai, senti lo spice. Sentiamoci dei comparati. Cerchiamo di capire che cos'è. Vai. C'è l'ilang-ilang che si sente comunque, non predominante come nota di Lang, però si sente proprio la cremosità dell'ilang-ilang, perché anche, ce l'abbiamo sempre detto, quando c'è l'ilang-ilang in un profumo, si sente. Erica. Erika! <ride> Allora, Vai. vi devo dire, ti devo dire, eh. mi devo dire eh. che hai ragione. Cioè, sono diversi. Sì, sono due profumi completamente diversi in realtà. Però c'è un rimando. Esatto. Anche in Spice Mass Flow c'è la rosa. Uh -huh. Questo qui è proprio un... un uh... ah, lo Spice Mass Flow è un profumo che... Cioè, tu sei in Arabia, stai passeggiando sì. verso questi, come si chiamano i mercati? Quelli che stanno... Non lo hanno so. Hanno un nome particolare. Eh? Vabbè, questi mercati sono i banchi delle schiave. Scusami comunque, tu dovresti essere la prima senza che nemmeno noi te lo chiediamo a notare se c'è qualcosa di diverso nella grafica, nella qualità video. Cioè, veramente, eh? io, io ti straccio quella tessera che hai. <ride> Poverinna. Quindi, e c'è proprio questo odore nel Spice Maslow Flow che ti riporta a passeggiare in mezzo alle donne arabe. Quindi, questo profumo di rosa della donna Araba che si va a unire in, tutti, in tutte le spezie. Nerosa è la versione più da giorno, secondo me. Anche se ho detto che Nerosa è un eh, profumo Ambe. più è notturno uh -huh. rispetto a una classica rosa, però, paragonando la Spice Maslow Flow, io lo più di giorno, Nerosa è la sera andrei a rinfrescare, sì. rendere più carico, più cupo con lo Spice Mas Flow. Quindi sono due profumi che per me si sposano benissimo e in una collezione stanno bene vicini. Dire, è un bel è un naso allenato, guarda, non l'avrei detto. Mortacci, non si direbbe guarda, che hai una profumeria di nicchia con... <ride> ma che te credi, che stanno a pettinare bambole qua. <ride> Vai con il tuo amore. Allora... Qua è stata una discussione. Però senti adesso, ritornando come su Moglietto. Allora, appena Explode è uno dei best seller della collezione nera di, di laboratorio. È andata anche un po' di moda. Mi sa che qualche influencer l'ha pubblicizzato. E diciamo che con Explode il laboratorio può dare una nuova visione dell'UD, un, un UD leggermente più luminoso, più meno pesante, meno sporco, anche se S devo dire Somma. che si sono cimentati in un, secondo me, in un lavoro più grande di loro, ma di tutti, perché rendere un UD luminoso è praticamente rendere il, latt il latte non dolce esatto, cioè, capito il esatto. conto è cioè, qui, lo zucchero filato non dolce ed è un qualcosa che secondo me esce anche un po fuori dagli schemi di laboratorio olfattivo e dallo stile proprio di laboratorio olfattivo un pochino, cioè, sì. abbiamo anche Nerotic ok? Però, però hanno tutti quanti ma fai a cagare ma, ma, ma che cos'è? ok hanno tutti questo filo conduttore che ricordo, sono tutti quanti abbastanza cremosi, un po' dolci, no? Quella... Qui invece no, di dolce non c'è nulla, di cremoso non c'è nulla, però, se voi lo sentite su Mollette questo deluminoso su mogliette lo percepite all'istante. Ordine, Bene. Vediamo, vediamo cosa hai scelto alla fine, ah, brava, ottima scelta. Le stavamo parlando prima in chat, beh, <ride> arriviamo, eh? No, che spedito! <ride> <po' di> lavorazione, <ride> Marco, Marco, te l'aveva già spedito praticamente, te, te lo lanciava fino a casa tua, te lo veniva a portare dopo la live. Pensarebbe <ride> eh, male, Vabbè, andiamo a ventina minuti e stiamo là. Allora, no, diciamo che se lo sentite su Mogliette, questo, diciamo, udde luminoso si sente perché su Mogliette riesce a percepire. Molto più la parte di pepe, si sente un BTV, si sente un legno di sandalo, si sente lud, ma non è un nude sporco, non è un nude fecale. Ma io gli ho detto, amore, guarda che io me lo sono messo oggi pomeriggio qua sul braccio, questo è un nude sporchissimo. Cioè, tu lo stai facendo molto più semplice di te. E io, io gli dice, prima, questo è tutto 5 minuti prima di iniziare la live. Io faccio, ma che cavoli stai dicendo? È un hood semplicissimo, un hood che può piacere a tante persone. Lo sento molto eh, anche classico come profumo. Lui mi fa: spruzzatelo su pelle. Allora l'ho spruzzato su pelle, ce l'ho qua. E adesso si è molto ammorbidito. Ma appena spruzzato è uscita tutta la parte sporca del la parte più animalica. Che a me piace, quindi io quello che vi devo dire è ecco, questo qui. Non lo consiglierei come blind by agli amanti del profumo speziato, luminoso, legnoso. No, però per ma chi ha la possibilità po più, più sporchi, sì, sì, ma per chi ha la possibilità di e magari anche se ci chiedete un sample di spruzzarlo su mogliette e poi su pelle, ma neanche. A, a chi pensa perché io ragazzi su, sui gruppi gruppi leggo delle cose allucinanti di gente che dice che erotica è sporchissima ma dove raga ma voi non avete mai sentito un profumo sporco se siete abituati a montal grazie al cavolo voi ne avete mai sentito un profumo sporco questo qua lasciatelo proprio stare eh, è tosto, è un profumo. Però, tosto. per gli amanti del lud, per gli amanti del cuoiato alla fine di questo cuoiato leggermente molto, cioè leggermente animalico, è un'ottima scelta. Io, appena sento la moglietta, ho anche detto questo qui. Non so se ci sta seguendo, se è ancora qui. Mi sembra di averla letta. Ho detto, potrebbe piacere a Bianca, potrebbe da mogliette. però, entrerebbe, un... uscirebbe un po' dalla zona comfort anche questo. però è qualcosa che secondo me. No, chi porta passino, passino con disinvoltura un for lo apprezzerebbe come profumo da tutti i giorni Esatto ecco diciamo così devo dire però padre io voglio sapere proprio la differenza tra... cioè da voi che lo annuserete ma anche da chi lo conosce e da chi già, lo conosce eh? la differenza tra mogliette e pelle perché veramente sono due profumi diversissimi carmi sai che non lo so nel senso, um, a te piacciono un po' i profumi che piacciono a Marco, un po' più speziati, legnosi. Mi piace Francesca Bianchi. Però sullo sporco, ni. ni. Vabbè, te lo manderemo a far sentire insieme all'altra cosa che avevi preso. Uh, e poi ci dirai, ci farai sapere. No, devo dire, è veramente un ud diverso, eh? non è il classico ud, al... non è nell'Oud montaliano. No, è bello Rud Montagliano Vorrei vale. di un poema. Se mi sente Mai Cerri, meno <ride> <ride> né un ud da Francesca Bianchi. Un ud sporchissimo, uno un da Rebus di Boy. Che noi non avremo mai qua dentro, mai, ah, mai piace, nella vita. Piace tanto. No, non è portabilissimo, ah. non è portabilissimo. Eh, ammetto no, anch'io, a Boyst, cioè che sa di eh, sti, di anfibio che ha appena pestato una cacchina ed ora trombino le squill eh, squillino le trombe sono sudato soffro di Ragazzi, esiste qualcosa per bloccare no 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 la vedete questa donna qui? Voi dovete temerla. temerla. Dovete avere paura. Le nostre, di notte. le nostre vecchie salottine già lo sanno che la devono temere, ma voi ve lo dovete imparare subito. <ride> <ride> non quanto, quanto siamo cazzari. Allora, e io ti dirò, Cristina, che Bana Gloria ne parleremo per mh. ultimo. Certo. E ovvio. io voglio cominciare. Allora, no, voglio fare un preambolo. Questa collezione l'abbiamo voluta fin da subito. Um, però. Um, però. 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 <ride> Io pensavo più a Sketchum, sì. alla conquista dei Pokémon. No, alla conquista dei Barbie, anche volendo. Solamente che avevamo appena preso il laboratorio olfattivo, ragazzi. Sono tantissimi profumi. Abbiamo detto: Il, no, conto se bianca, metti... il conto in banca piangeva. Se ci mettiamo anche questi 5, siamo rovinati. Quindi abbiamo detto: Vabbè, dai facciamo passare l'estate, dopodiché li prenderemo. Nel frattempo è capitato che a me è rimasto il pallino di questa cavolo di master collection, quindi in ogni profumeria in cui siamo andati nei nostri vari giri. Eh, guarda caso aveva un laboratorio olfattivo io andavo lì e mi spruzzavo tutti questi profumi e mi risentivo e dicevo cavolo quando arriveranno in negozio cavolo li voglio l'ultima volta è stata proprio eh, domenica domenica siamo stati a Montepulciano siamo entrati in questa profumeria che aveva il laboratorio um, e io mi sono messo lì a spruzzarmi la master collection Ehm. Um... <ride> <ride> ma ricordatevi che Barbie sotto i ponti è la Barbie perfetta per ogni salottina, esatto. Sotto i ponti, ma e, quindi oggi cioè, finalmente è finalmente arrivata. Io sono in pace con me stesso, non mi sono incazzato troppo per il fatto che non ci sia arrivato. Nobile, um, e quindi siamo contentissimi e non vediamo l'ora di parlarvi di questa linea. Che secondo me è veramente bellissima. Una linea che nasce dall'incontro di tre nasi che possiamo definire Importante. importanti, un'eccellenza secondo me dei sono francesi. Lucien Ferrero Jean-Claude Hélène e Dominique, Dominique Ropion, Ropion che poverino ha fatto un profumo un... solo quindi noi chiediamo ufficialmente al laboratorio olfattivo di far uscire un nuovo profumo della Master Collection Ropino. fatto da Dominique Ropion ecco. visto che Dominique è il nostro amore grazie, un bel verde che come fai i verdi Dominique eh? Gli potevate anche affidare tuberosis? Secondo me, che mi faceva facevo sperare. no, ma c'è stato un pro l'ha chiesto proprio di farlo. Mi sa, se non ricordo male, eh? eh, l'ha fatto l'UCN. Tuberosis, eh, tuberosis ne sa di Ferrero di Ferrero. Esatto. Proprio mi ricordo c'è stata proprio una richiesta specifica. Ci sono divisi proprio loro. No, beh, ditemi, no, di, Elena, di Elena. cioè, c'è stata proprio una loro richiesta, una loro divisione. Ok, ok, perfetto. Vi eravate bloccati? No, non. No, eh, non cominciamo. No, no, no. <ride> no, che oggi abbiamo tutto figo, non ci possiamo bloccare, non può andare via l'audio, non vogliamo problemi. Oh. Quindi. Comincerei con. Il. No, allora. Con lui. Perché? Perché quello che non ci siamo praticamente filati, zero. Quando proprio parti prevenuto dal nome, poi oggi innamorati, ragazzi, innamorati persi. Cioè, io ho detto mi spruzzo questo perché tanto non me lo spruzzerò mai. Almeno me lo studio bene, bello, raga. Bellissimo. Un orgasmo sensuale praticamente. <ride> <ride> e è stato, raga, veramente una sorpresa. L'ho detto anche nel gruppo. <ride> Ah, raga, gioco, prossimo gioco, contare tutte le volte che in live, diciamo, lo abbiamo detto nel gruppo. Io soprattutto, perché sono io che lo dico fondamentalmente, ma per me è stata tipo un'illuminazione divina. Ho detto, no, non è possibile, raga, una delle note che io più schifo nella profumeria, no, non può essere che mi piaccia così tanto ma, ma tanto da mettermelo Cioè, io penso che a breve questo qui me lo porterò in giro ma no il profumo cioè nel senso lo spruzzo no che me lo porto non vogliamo boccette rotte e... no. no 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 perché a me l'anice piace esatto. l'anice sono attente <ride> piace Guardate, questo. Comunque, stiamo pensando di creare un profumo chiamandolo nicchiologa a base di anice. Amerei. E poi te lo dovrei comprare perché c'è stato un nome sopra. Esatto. Questa è la parte bella, adoro che, be che immagine romantica. Sento il rumore oh. del vento. Raga la ciullerì, ragazzi. Io domenica ho fatto una mega ciullerì. Mi sono fregato l'ultimo refill del balsamo struccante di Paoma. Cioè, bellissimo, stavamo a colazione con Donatella e Dale eh, e io mi sono messo là sul sito a toglierne l'ultimo rimasto e ho fatto, ragazzi, io appena <ride> ho appena fatto la sciulleria Così. Oh, oh, avevo finito il burro struccante che devo fare. Comunque sì, Mariangela è sempre attenta. Cioè, mi ricordavo, mentre stavo caricando Nobile l'altro giorno sul sito, avevamo caricato 3-4. Anche Cristina, l'ha detto prima. Dove non ho letto avanti col vetiverso ragazzi questo. sì l'illuminazione divina ci è arrivata con vetiverso vediamo in full hd come si vede vai come quelli professional no allora ragazzi adesso applicherò questo eyeliner di Fenty Beauty vedi si vede Poi <ride> allora, torneremo no. ok io quando l'ho sentito abbiamo ho detto secondo me qua c'è la mano di Lucien Ferrero, no di Lucien Ferrero, di Elena, di Elena perché no. sento un agrumato, un'apertura super fresca, super agrumata che mi riporta ai profumi di... Mi manca solo un ombrello raga, vi faccio una coreografia pazzesca. Eh, ah ma già i nobili si possono comprare sì sì, sì, sì certo tanto arrivano dom domani a meno che vado io veramente a Bartolini no sempre. domani andiamo a Pomezzi al magazzino di Bartolini allora ora noi ci fermiamo qua ci perché seguiamo. non arriva il nobile appena arriva ce lo prendiamo no. e ce lo portiamo ma qua, comunque no no si dammi. possono acquistare già li hanno acquistati quindi sì 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 prima che vi finiscano dicevo ho sentito subito una persona che mi ha riportato ad Elena agli agrumi di Elena mm. e lì mi sono già innamorato mi ho detto no questo qua secondo me c'è la mano di Elena e invece no ho Toppato alla grande perché è di Lucia Ferrero Vetive, una nota che spaventa, o più che altro che rimanda un po' ai vecchi fasti, uh, una nota che rimanda all'odore de dei nonni, all'odore uh, di Gualliere. Io, no, io definisco il Vetive la nota dei banchieri in pensione, quelli che vanno ancora col completo gessato frescolana con la valigetta a luglio con la valigetta 24 ore in giro e invece no, no. Oh, eh, l'impressione generale eh, perché Marco <ride> l'ha messa oggi in pausa pranzo no? siamo usciti siamo andati al bar eh, un saluto al Duca se qualcuno ci sta seguendo ma figurati se qualcuno ci guarda sì, guarda, poi domani ci fanno, fanno guarda in live avete fatto questo, questo e quest'altro -eh oh, 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 oh. con <laughs> quel cappellino rosa perché ogni mattina facciamo colazione c'è sempre il commento del ]这... sulle storie sui su <itime> şey sul, um, sul video quando siamo, siamo usciti io ho sentito questa scia bellissima che proveniva da Marco ho detto no vabbè elegante, elegante al massimo eh, non l'ho sentito in realtà neanche così tanto maschile come solitamente sento il mio. No, infatti, vedi verso su una donna, secondo me è bellissimo. È bellissimo. Una donna un po' più, più sprint. Lo devi saper portare. Sì, nel senso, una vecchiettina che va domenica a eh. messa. Col... No, nel, no. Se, nel se, no. Però, una bella donna, bella, strong. <ride> un saluto a Giacomino. E raga, allora, si apre super frizzante, fresco, cioè, fammi vedere. Qualcuno ci fa una grafica di Giacomino che noi la metteremo in live? <ride> Pensavo una foto di Giacomino. No, la, fo la foto no perché ci bannano, ma una, una grafica, una grafica stilizzata di Giacomino, la metteremo nelle prossime live. Grazie. Garofano, noce moscata, arancia amara, radice di vetive, pepe nero, pepe rosa, pompelmo, cedro, salvia sclarea, accordo di legno di sandalo. Bello, bianchi. io indosso il VTV quando mi vesto bontonna per contrasto. Mi piace. Adoro, adoro queste, queste cose, molto fashion. Ma è anche... E questa cosa devo dire che me l'ha detto anche, c'è cioè, una nostra cliente che si mette... E, um, profumi super bambolotto, sì, quando, quando si veste di pelle con le aggressive. borchie perché deve smorsare e eh, anche ragazzi, questo con i profumi. profumi si può fare di tutto di tutto, possiamo esprimere centomila cose è no? una cosa mer meravigliosa, bellissima comunque e, si um... sente l'arancia amara si sente tantissimo sì. si sente molto la parte speziata si sente il vetivè che non è troppo radice no, è un vetivè fresco Assoluta. È bello, uh, quando, quando l'hai indossato veramente, dicevo: sentito questa scena, ho detto è di un'eleganza pazzesca. Questo Io profumo. mi sono sentito un figo da paura pronto a rimorchiare. Sì. Però di quelli proprio che tu ti fermi e rimani estasiato dal profumo, non perché è un profumo bombazza o un profumo da rimorchio, ma perché è bello, cioè proprio l'idea di, di sentire una persona importante. Bello Vetive mi sa di lusso e non lo so, cioè, non. non ma io con la detto, ragazzi. con il laboratorio olfattivo stiamo veramente cambiando opinioni su alcune note. Cioè, già che abbiamo amato degli agrumati e io non, non la prego, se ne vuole, cioè. ma, ma lui veramente, ecco, è stata la rivelazione di questa giornata ci ha stupito in una maniera che non pensavamo fosse possibile. Quindi. Io mh, consiglio veramente a tutti, almeno di provarlo, anche se pensate che non sia il vostro genere, perché magari come ha sorpreso noi, potrebbe sorprendere anche voi. Uh, sicuramente gli amanti della nota del VTV lo ameranno, ma io sono sicuro di questo. Il trofeo a Mister Giacomino. Dobbiamo farlo, lo faremo. Oh. Ma Giacomino sarà presente anche in quella cosa famosa sì. di fine anno, quindi <ride> No, Maria, io ascolto. <ride> se vai di là prendi il tè, grazie. Sì, ti prendo il tè, me lo dando a prendere. Dice un vetiver senza età, senza sesso, un vetivè, sai che mi fa pensare, a questo vetivè. A Vivian. Lo sai, che a me faccia pensare Vivian. Guernica. Io immagino questo vetivè, questo no, vetivè, a Vivian questo de a casa io ho immaginato questo profumo diffuso nell'aria durante una sfilata di Vivian Westwood. Quel lusso, quell'eleganza, però particolare, unica, diversa, fuori dagli schemi e quindi non il vetive monolitico, rigido, vecchio. Bello. Complimenti, complimenti, complimenti a Lucienne, veramente. Lucienne, Lucienne, oh, i guanti, i guanti, grazie del, del tesoro. Oggi non posso fare le mie. No, te l'ho messa apposta, puoi fare il giro del tavolo. Allora, buongiorno, eccoci qua. Siamo tornati. È tornato, siamo tornati. E poi. Dopo vetivers, vetivers. il mio amore lo facciamo Ozza. vedere. Il mio amore. Ecco, ragazzi. Qua chi mi conosce. Io vi stupisco. Ma vi stupisco. Perché l'ho detto, nel... perché l'ho detto nel gruppo. <ride> Pe però, stavolta me l'hai fatto di te. Io non lo stavo dicendo, Ma fa pancina, te conosco. Ma ah. il vedi di Guerlain secondo me. È il classico vetivè che io indosserei. Beh, è comunque un bel profumo, no, dai. Però è proprio un capolavoro. Amici. Cioè, un vetivè così, secondo me, non lo, non lo faranno mai più. È un profumo che non si tocca, il vetivè di Guerlain. Poi, nelle vecchie formulazioni, che poco dica, fa. No. Vai. Ragazzi, questo profumo è... È una mia fissa ormai da due mesi a questa parte, da quando abbiamo sentito laboratorio olfattivo, ma, ma proprio mi è venuto il pallino per questo profumo e non riesco a togliermelo. Um, questo è stato quello che ogni volta che siamo andati nelle famose profumerie, che c'avevano laboratorio e noi stavamo aspettando questa linea a settembre, me lo spruzzavo, me lo spruzzavo e mi innamoravo ogni volta. No, no, ma, ma quale che birretta, te limone. La birretta fa venire la panza. No, non lo so perché io non so nemmeno descriverlo. Questo profumo, allora non so, non so dire che, che cos'è, che roba è. Ma, ma una cosa che io sto col naso appiccicato, lo sento e dico è strano mi piace, mi fa impazzire, mi, mi dà un qualcosa è sensuale, è erotico, mi fa sentire bene, eh, mi porta relax, eh, mi dà un insieme di sensazioni, tutte mescolate allora, insieme. Diciamo che il nome aiuta. Sì. A questi, diciamo, il nome ragazzi è perfetto, per me non ci può essere il nome più bello da dare a questo profumo. Che comunque il... Eh, ti ricordi quando ci stavamo facendo cioè, ci leggere i libri sul tantra, tutte queste cose che non avevamo mai fatto? E, però il... Bra esatto, tantrico sta qua. Eccolo. E, è un inno all'attar di Sandalo. Il sandalo ne parlavamo eh, l'altro giorno con un cliente che ci è venuto a trovare da Frosinone eh e no nel gruppo <ride> <ride> ah, 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 quanto so simpatico, <ride> che lui appunto eh. ha detto che è una persona molto eh, spirituale. Uh -huh. E gli piace tanto il sandalo, perché il sandalo ha questo collegamento col divino ed è vero. Perché il legno di Sandalo è sempre stato un legno protagonista in tutte le celebrazioni veniva dato in offerta alle divinità, veniva bruciato in, in, in onore delle divinità, e proprio il nome, anche il tantra, tutta la parte anche di sessualità legata al mondo del tantra è un qualcosa che ti unisce col divino, col divino che c'è poi in ciascuno, in ciascuno di noi. Quindi anche il, ecco, mo parliamo, questa la live. Il sesso tantrico. Non ha nulla a che vedere, abbiamo, guarda. Abbiamo fatto quella live <ride> su I Your Love. Se ci hanno bannato là, figurate se ci bannano per il sesso tantrico. Non che, lo so, che, che, è insomma, strano, eh? guarda che sono strati. Che manco tra l'altro, fai chissà che esatto. cosa alla fine. Sai, Perché ovviamente... è, tutta un, è tutto un rituale con incensi, con mari metodologie, proprio che ti chiede questo rituale di connessione con, con, con l'intimo. E tutto questo io lo ritrovo in questo profumo. Hanno questo profumo. È un qualcosa. Allora, ti lega è un qualcosa di nuovo è, è forse quello che dopo tanti anni no? tanti profumi annusati uh, vai proprio cercando Aspetta, segnati Luciano e poi dopo ti devo il numero quel profumo che lo metti stai là e dici ma che cazzo è sto coso detto proprio sinceramente ha detto ma che è è strano ciao aiuto io me lo ricordo perché sì, me lo ricordo? è venuto un paio okay. di volte un cliente sì, ok Rallazia, mi ho paura prende colpo se ci bussano a questo <ride> ehm... Mariangela sì sì questo, questo piace a tutti secondo me secondo me è vero piace a tante persone ma in un primo momento restate un po' interdetti, perché è un qualcosa che non si capisce, cioè secondo me è un po' incomprensibile inizialmente come profumo, ah, è proprio quello che ti attira. Inizialmente io sento su Moyette subito la nota di gin, okay. queste bacche di ginepro che rendono super, il profumo subito super luminoso. Ho capito che mi piacciono le, le bacche, bacche di, di ginepro. ginepro. Questa cosa l'ho compresa ultimamente sentendo alcuni profumi e quindi te lo apre, ti porta subito a dimensioni più alte. Mm, no, tantrico per me, sta proprio al di sopra di tutto. Cioè, no, è, un che un che non... è un team universo, penso. Non lo so perché, eh, è... cioè non esiste proprio una classificazione. O ti piace o non ti piace. Eh, è complesso secondo me come profumo. Ma un è molto intimo, M mi sa quasi di pelle calda. Di pelle è strano perché è pulito, ma allo stesso tempo ha quella leggerissima sfumatura un po' più scura, c'è la salvia la salvia c'è la salvia, subito... c'è cioè il cipresso, c'è cioè il pepe la salvia fa subito un po' ormone un sì. po' profumo ormonale perciò io ti dico un profumo che mi sa proprio di pelle calda di corpi che stanno lì stretti si abbracciano ma non no una pelle sudata, sporca no. è proprio pelle no, no, calda capito. pelle riscaldata e il sandalo qui è al di fuori della concezione secondo me di sandalo che abbiamo tutti che potrebbe essere o il sandalo lattiginoso o il sandalo Super eh, fu, fu, super secco. Sì, Cora esattamente. Lo riconosco come qualcosa che non ho, ma non ho mai sentito in profumeria. E questo sandalo è praticamente l'incontro perfetto di due sandali, cioè non è né troppo lattiginoso né troppo cremoso, ma non è neanche troppo legnoso, troppo secco. È armonia pura. Bello, ragazzi, è veramente bello. Mi ha, mi ha parlato questo profumo. È poesia, eh, profumo, lo... sì. mm. Bubu. Non ci sei in live, la riguarderai. Più io voglio una tua descrizione di tantrico Sappiamo che la conos che lo conosci. Mm -hmm. Io voglio. Perché tanto ho deciso. Adesso qua lo dico, tanto poi Bubu mm, ci sentirà. Io no copierò. Le noi le chiederemo descrizioni, poi le copiamo, le copiamo e le mettiamo <ride> sul sito, Bam. Ti, <ride> ti paghiamo in campioncini. No, veramente veramente e ce l'ho addosso, l'ho messo prima della live è un profumo tra l'altro che dura un'infinità, ragazzi non ve lo scollate più, di dosso ma non ha proiezione cioè ne ha veramente pochissima eh, è molto intimo ed è giusto così eh, è proprio quello ehm um, è proprio quello che secondo me questo profumo deve fare. Devi sentirlo tu, devi sentire questa nuoretta che ti avvolge e la senti per tanto, tanto, tanto tempo, ma le persone che ti stanno accanto non penso che lo percepiscano no, più. No, però tutto. se ti avvicini oggi ad esempio però se ti avvicini sì. a Daniele, che tanto si starà guardando, quando ho messo sulla mano io l'ho sentito tantissimo, tante sì. ricordo, ed era bellissimo. Daniele è Ilaria, poverina, non la nominiamo mai. Povera ci odia, poi c'è secondo me, Ilaria, aria. Oddio, <ride> Daniele. Se ci sei dati un colpo <ride> un altro acquerello, raga. Cioè, è... non lo so, ed è perfetto il fatto che non abbia proiezione. Perché è talmente un profumo che è talmente tuo e deve essere tuo. È meditativo e di chi ti si avvicini a chi a chi 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 chi, chi, chi. E di chi tu vuoi che ti chi avvicini. chi 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 in nessun profumo, cioè nel senso, qua di quando non mi persiste non lo senti più, non lo sento più. cioè quando, 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 quando non, non ha proiezione proprio io. per niente, comunque non me lo sento più addosso io dopo mezz'ora. Invece, questo continua a sentirtelo e a risentirtelo per tutta la giornata, mh, però, non, non dà fastidio. Sì, meditativo è eh, ecco, un termine che volevo non utilizzare perché si pensa subito all'incenso forse no non, subito io, no, no, non ha incenso minimamente, vi leggo le note Olio essenziale di bacche di Ginepro, olio essenziale di Lime, olio essenziale di Salvia Sclarea della Provenza Pompelmo, olio essenziale di Cipresso, olio essenziale di Pepe di Timor Cipresso, eh, qualcuno qui segni no, eh. Vabbè è una cosa nostra Interfamiglia come si dice eh, muschi bianchi, assoluta diabete balsamico, olio essenziale, cedro dell'Atlas. Capito? Incenso e cedro. Boom! <ride> <ride> Sappiamo a chi Bello, ragazzi, bianchi. veramente bello. Vi consiglio di provarlo, se non l'avete provato, perché è un'esperienza. E poi, allora, Roberto Drago, il creatore e l'ideatore di tutta questa Linea di laboratorio olfattivo è quello grande è capo di Crown, esatto? È lui che è proprio ha voluto questa linea e voleva creare per anni un profumo dedicato a Bali. Lui se ne era innamorato durante dei viaggi. Voleva proprio ricreare quello assentore. Ci hanno lavorato in tanti e ci ha lavorato insieme anche a Luca Maffei, però non, è, non sono mai riusciti a ricreare quello che lui voleva di Bali. Chissà perché, perché Maffei con i fiori è una bomba. Però vabbè a cena, mentre mangiavano insieme a Jean-Claude Delena e ad altri. Jean-Claude Delena ha detto: Te lo faccio provare, prov Cora. Ti mandiamo un campione. In l'altro, dobbiamo spedire l'ordine, ha detto: te lo faccio io e da lì se non ricordo male, oh, eh, Olga. Se ci senti se seguire questo video, no, ben, calma, non ci caga di pezzi. Da lì dovrebbe essere nata proprio da questa cena deve, dovrebbe essere nata la eh, Masters Collection. Perché mm -hmm. è una propria cena ne c'è Gianco d'Arena e Lucien Ferrero insieme a Roberto Bravo. Anche okay, io voglio fare queste cene, voglio fare una cena con Dominique Ropion. come a te, guarda, pitta la biretta. <ride> a Dominique, ma andiamo da Ozzozona a fare ste paninozzo calo, guarda, Al Pitti lo potremmo incontrare, Lucien. Sì, Lucien è che io non lo so riconoscere, Lucien. poi ma... oh, anche Elena Elena io lo so riconoscere okay. Poi ci pensiamo. e parliamo appunto di baliflora l'odore allora qua siamo un team Luca mentre la settimana. vi vengo a trovare Cristina mia cognata va mi bene Matteo curiosità. ti aspettiamo grazie Cristina quindi dovrebbe essere Cristina Cri. nostra sì sì Voleva essere Blay. Adoro. Mi ha stupito Bante Badiflora. Raga, vabbè, è un team Luca. Ragazzi, la Master Collection è ovviamente il non plus ultra di Laboratorio Olfattivo. Uh... Non si poteva chiamare Master's Collection. Sì, sì. A avevamo capito Cristina. <ride> una porchetta con Robion, adoro. Ci potremmo no? fare una live. <ride> una porchetta <ride> con Robion. Magari da lì nasce il profumo o ho fatto. La cosa da laurea, il pranzo da laurea, dai porchettoni. Cioè, è una bomba, accanto alla Sapienza, vicino San Lorenzo. <ride> Uno sguardo a Minerva e l'altro alla porchetta. Adoro. Tim Luca. Spudorato proprio. Cioè, proprio così. Mm -hmm. Cioè, proprio praticamente è tutto ciò che volete di fiorito qui dentro lo trovate. Fiori bianchi. Magnolia. Però. Frangipane. Però, inizialmente, appena spruzzato, ho detto cavolo, ma questo è un fioritone, ma proprio di quelli classici. A eh? Giorgio Beverly Hills, scanzate, Stefano. Carino. Perché tu, Stefano, non vivi in Italia, giusto? Eh no, un giorno prenderai un aereo e verrai da noi. Di dimmi dimmi se appena spruzzato non è detto Giorgio Beverly Hills, scansate. Allora, oddio, mi, mi stai mettendo in difficoltà. Eh, Giorgio so, Beverly Hills è, è, è stata la mia cuore. tuberosa, la mia primissima è tuberosa. Per... Lo stile è quello. Il profumone fiorito anni 80. Esatto. Inizialmente sì. Perché? Ho capito anche il perché tu dici Giorgio Beverly Hills, scansate. Perché Giorgio Beverly Hills è fondamentalmente una tuberosa verde inizialmente e qui, che qui non c'è tuberosa tutto. no però c'è la parte verde c'è la parte del giglio in realtà c'è tanta assoluta di fiore d'arancio che io la sto sentendo da morire insieme alla parte più agrumata quella del mandarino poi fa capolino questo frangipane frangipane che qui però eh, stranamente non no, ti riporta, non la, ti crema riporta la crema solare, non ti riporta i classici profumi esotici. Però ti riporta in un'atmosfera esotica. Sì, ti riporta a quando scendi dalla nave ti accolgono queste donne balinesi, ti mettono queste collane di fiori intrecciate a mano, sì, ti accolgono con questi balli. Però tipici. non sei a Bali, steso sulla spiaggia no. a prendere il sole, è tutta un'altra cosa. Cioè, proprio una un, un... c'è cioè, la vegetazione. Di Bali. cioè sei appena arrivato a Bali non, non stai facendo cioè sei arrivato a, a Bali ma non per farti la vacanza spiatterata al mare ma per viverti Bali proprio come deve essere esatto è un gran bel fiorito io penso anche qui vabbè sia con lui che con Tuberosis eh, chi ha amato la collezione di Laboratorio in Fiore questa li apprezza, vi voglio eh, leggere sono, sono più semplici rispetto a un tantrico sì. o un Explode o questi, però si sente la, la qualità alta. Si sente che sono dei profumi fatti molto molto bene e con tutte assolute oli essenziali quindi materie prima di ottima selezione. Vi voglio leggere questa volta anche quello che scrivono proprio i nasi. Ci sono luoghi. I cui profumi vengono conservati nella memoria molto più a lungo dei paesaggi. Quando il giglio rosso, il giglio ragno rosso, lo zenzero o giglio bianco e il frangipane sbocciano, cingendo le stradine e il loto si apre sui più piccoli specchi d'acqua, i paesaggi diventano a loro volta profumo. Tra i fiori di Bali, gli abitanti hanno fatto del frangipane l'emblema della loro isola da offrire agli dei del pantheon induista, sensibile alle cerimonie, alle danze, alle offerte, dove gli odori e i colori si mescolano fino a diventare un tutt'uno, mi sembra che il profumo di quei fiori raccontasse la bellezza e la diversità dell'isola. Questo, ragazzi, è un Team Luca pieno, ma pienissimo proprio. Eh, anche noi amiamo, a fare, amiamo a fare le battute stupide, ma non siamo stupide. Comunque, grazie mille, Stefano. Oggi mi volete far commuovere? Oh, mi dà la commozione che uh, lo poi... sto. Valiflora è forse uno di quei profumi di tutta la collezione che dura meno, su pelle che ha un po' meno persistenza, un po' meno proiezione. Però è una cartolina. Va bene, va bene così. È una cartolina, è un ricordo. È Ubuddi bonc... Ubud non riesco a leggere Ubud in boccetta adoro Bali <ride> Stefano siamo tutti della stessa pasta quella dei rolla la cannella di Linda ma dov'è Linda? Linda ha iniziato a lavorare oggi anzi ieri povera non, non l'abbiamo più sentita chissà se è sopravvissuta <ride> povera <ride> Oddio, voglio i roll adesso. No, eh. no, non ci pensiamo. Passiamo al profumo successivo che è. Alla fine vorrei di niente, ma meno male che non ci è arrivato Nobile, raga. Perché un'ora e dieci e stiamo ancora a finire di parlare de... <ride> di laboratorio. Ancora non abbiamo ancora ma Perché guarda, stiamo eh? parlando forse per non dico la prima volta, eh? però con calma. Sì è vero, di solito andiamo molto più veloci, cioè sarà perché forse abbiamo poche cose e, e ci cioè stiamo le, godendo. Ce stiamo tutte. godendo è Ed è praticamente. Sto rivivendo la sensazione che ho vissuto l'altra volta con una cliente qui in negozio che ci è venuta da Pescara a trovare chissà se ci guardi nelle live noi ti salutiamo se ci riguarderai che è stato bellissimo è entrata io, no, scusate, mi devo prendere qualcosa di frizzante ovviamente il giorno della live a me mi deve venire una bolla sotto la lingua quindi mi sta dando fastidio parlare ma intanto io racconto questa storia In che live. mi è piaciuta tantissimo è lasci da Pescara e... e quando è entrata la prima cosa mi ha detto quello che voleva sentire un po' il genere gli ho fatto ok accomodati eravamo solo noi, praticamente è stato per fare una, un, un salotto olfattivo vero e proprio. Ci siamo seduti sul divanetto, ho preso tutti i profumi, li ho messi sul, sul tavolino e lì seduto a chiacchierare, a raccontargli il profumo mentre glielo facevo annusare, è stata un'esperienza bellissima. È quello che io voglio, vorrei fare se ci fosse la possibilità sempre con tutti i clienti che vengono qui in negozio. Ovviamente non è fattibile al 100% delle, il 100% delle volte perché magari ci sono tante persone, siamo troppi, quindi non si può far dedicare proprio tutto il tempo possibile e immaginabile, però cambia proprio l'atmosfera. Riesci secondo me a... Perché in te siedi, Cristi? Il divano c'è apposta. Mi pare una birra adesso questa. E invece no ragazzi, è una spuma bionda. E quando sei in questa situazione, anche io ho Qual scoperto è? doveva farlo. Ah. Doveva ah. farlo. Ah. Cioè, vedi proprio la differenza oh, la e ragazzi. non c'è lo stress dietro. Quindi, e questo lo sto rivedendo adesso qui, mentre stiamo, chiacchieriamo, raccontiamo cose. Sì, è un po' come fare una live, ma dal vivo, Esatto. Eh. Ecco. Quindi ricordate, quando volete venire, e c'è la possibilità. Sedetevi in negozio, cioè sedetevi sul divanetto. L abbiamo messo al centro apposta adesso, così è più visibile. Buona! Eh eh no, ci stava, scusa, oggi, manca una volta. Ah, ah, eccola! eccola! Ciao! Oh. Tuberosis. Tuberosis di Jean-Claude Elena. Ma non è vero. Allora, come non è vero? Io quando l'ho sentito ho detto... No, vabbè, è di Dominique Robion. È, è, è Robion lui, dai, ma, ma che cavolo stiamo dicendo? È una tuberosa, è una tuberosa che in apertura, e solo in apertura per quei due secondi, mh, mi ha riportato al mio amato Carnal. Sentilo. Sì. Dopodiché cambia, cambia completamente, um, esce fuori una tuberosa diversa, fredda, una tuberosa che abbiamo notato piace anche a chi um, solitamente non ama l'odore della tuberosa, <ride> è una minaccia, Marco. <ride> <ride> No, su tutto posso mentire tranne su, sull'alcol, l'alcol non lo bevo proprio. però sì, il colore ragazzi è proprio quello. Ecco, se un giorno voglio fare il figo che non prendo sempre chiedi una spuma bionda, chiedo una spuma bionda, così la gente pensa che sto bevendo anch'io come una persona seria. Invece, se rutta profonda è birra, ragazzi, io da 5 anni che conosco Luca, 5 anni che Luca rutta, ma più non posso, cioè, soffro dire flusso. <ride> I primi anni, però, bevevo e come quante ubriacate ci siamo presi. Non posso più. Che devo fare? Ricordi a Madrid? Eh, a Madrid era tutte le sere. Vabbè, ok. Uh, c'è zia. <ride> <ride> no, no, stavamo in albergo alle 11. <ride> Una minaccia molto velata. Bene, ci prepariamo. C'è un fondo che mi riporta al carnal in questa tuberosa. All perché c'è un qualcosa? Cioè, è bellissimo. Allora, perché c'è comunque il coriandolo, c'è le spezie, c'è il garofano, quindi non è una tuberosa. bella, verde, una tuberosa bellissima. Ah, eccola face <ride> orange, raised eyebrow. Che vuol dire? Chissà che faccina è arancione con le sopracciglia tipo <ride> ops. <ride> Grazie per questa intimità. Vai, descrive tua. Ragazzi, questa è mia. Questa è mia. Di, di chiunque mi segue, di chiunque ama i profumi che amo io. Uh, compratevela anche adesso in questo preciso istante in blind by perché vi piacerà cioè io più di questo non so che cosa dirvi è una tuberosa verde mm, leggermente fruttata secondo me ma non c'è nessun frutto però almeno su pelle mi era uscito qualcosa di fruttato che non so cosa sia uh, c'è sì tutta questa parte speziata che io non percepisco come spezie in realtà cioè c'è questo accordo che è creato talmente tanto bene non è pungente che dona semplicemente a questa tuberosa una particolarità un qualcosa che la rende diversa da tutte le altre che ho finora sentito non è una tuberosa alla fracà non è una tuberosa alla narcotic B all'ancares, a tutto quello che vi pare è sicuramente un profumo che per me va benissimo in questo periodo, nell'autunno quindi nelle mezze stagioni così come anche nella primavera magari, eh signora mia non ci stanno più le mezze stagioni magari nelle sere d'estate Uh, in una giornata di sole magari anche un pochino più fredda uh, bello oh, oh, ti stai impanicando che ti sto fissando si sì, abbastanza <ride> ti metti in soggezione comunque stanno facendo i fuochi d'artificio fuori sì. a noi per la nostra live esatto sicuramente probabile che ti piaccia probabilissimo piace... sicri Probabilmente a te piacerà ad Alessandra, potrebbe piacere a Mariangela. Potrebbe piacere uh... pi a Donatella. Non, non piacerebbe a Eli. Eli ce l'ha. Ce l'ha? Sì, sì. Come sa Eli, Eli so che ci sei, ce l'hai. Ma dov'hai con questa? E lì non lo so. Troppo ho detto che è Wings, è diventata Wings. Io sono un team Luca, eh sì. Non apro piano piano, ti porterò nel mio team. Fra un paio d'anni, e eh, ce n'abbiamo di tempo qua di marchi da ancora esplorare. Ma delle fatti ci sto facendo un pensierino, eh. <ride> <ride> Avete screenshotato la faccia di Marco. Allora, se, se avete fatto uno screenshot e domani lo vedo pubblicato, vi banno tutti dal sito. Queste minacce belle. Eh, <ride> eh sì, l'ho finita a <ride> posto Mi ti lavoro, guarda, ti farò amare l'incenso rosé di Tower. Beh, l'incenso rosé, ragazzi, cioè, cavolo. Me, Poi allora, ne, parliamo. ne parliamo dopo. Ma passiamo all'ultimo profumo. No, non ne voglio parlare. Dai, non rompete palle. No, non ne voglio parlare. Tra sono, sono comprati tutti praticamente. Ho oh, mancò il tempo per parlare di questo arriva. profumo. Vabbè. Noi abbiamo dovuto dire nel gruppo, ragà. Diteci chi lo vuole. Perché se praticamente ce lo finite che manco ci arriva, noi non possiamo restare senza. Quindi ne ordiniamo almeno due in più. Ehm. Um, Ecco. Non ce l'ha però. Ah, non ce l'ha. Però allora. gli piace un sacco. Non ti capisco. No, non vabbè. ti comprai. Non, capi non capisco i tuoi gusti. Basta. Quando sarà, te lo prenderai e io ti farò un pacchetto con immensa gioia. Sì, eri l'altra. Eri l'altra. Fra Garfield e, Gat Fra e Paddington, l'orsetto. Sì, sì, sono lo sì. Non sei contento di questa. <ride> lo, lo vedi che non sono solo io? <ride> Vai, spara la domanda. Ragazzi, siete pieni di Elisabette dentro al gruppo, però, allora, o adesso facciamo tipo al grande fratello, facciamo le nomination e qualcuna viene eliminata, oppure cerchiamo di distinguerci in qualche modo. Allora, allora Eli, Eli è Eli, Eli C. Per noi, Batman Lizzie. è Batman, Lizzy è Lizzy. Qualcuna si vuole far chiamare Betta? Betta, te <ride> prego, <ride> <m> sia, <'esartezia. ride> ah. non so, de quelle zie tipo... <ride> scegliete, scegliete, sennò vi eliminiamo. Ebba ecco. Nera, giusto? Esatto, sì, differenze tra Vanagloria e Vanera. E sì. Per forza, tra che? No, Wael ban... Manilla. Sono due vaniglie che non si so azzeccano niente l'una con l'altra. Esatto, zero proprio, zero proprio zero. Qua l'ho sentita su Mugliette. mi ha detto, detto, ma Dario, che Dario, cacchio ci ha sentito. Stai dicendo. <ride> Ti giuro, ho detto proprio così perché nel gruppo <ride> perché ho detto no raga questo qui è un alberello magico alla vaniglia Ma dove cavolo Ma dove la lo senti dove cavolo l'ha sentita a vaniglia scura profonda è incensatissima no per me da qua no ho detto questa qua è una vaniglia da torta no è che Proprio, non, proprio, non, non le non, puoi paragonare, non, no, non c'entrano proprio nulla, non c'è nemmeno mezza cosa in comune. One vanilla è una vaniglia pulita, una vaniglia con questa nota di, di vino, ma molto, molto cioè, qua è totalmente un'altra storia. Siamo bruttissime persone, non brutte, oh, bruttissime, <ride> o scene. <ride> Questo fa tutto parte di ieri. Se dicevo no. De degli oscuri segreti ah, sì. mo un giorno faremo una live che si chiamerà il lato oscuro del salotto diamo un gruppo whatsapp il lato oscuro del... dell'aerea dell <ride> è sporca Invece... sai cosa mi riporta? mo dico una cosa sadonaso eh? senza no io mo te ne dico un'altra senza la parte urinata io me ne dico un'altra e tu mi ammazzerai però anche oh, oh un vanagloria in mano anche vanagloria così come explode cambiano molto sentiti su Mugliette, e sentiti poi su pelle ho deciso oggi pomeriggio di spruzzarmi no? perché mi avete fatto tutti una testa tanta con sto vanagloria ho detto fammi vedere che cavolo è praticamente tutto ciò che è uscito sulla mia pelle era un incenso dolcissimo e quasi mi rimandava al DS Aurora di Alessandria. <ride> mo, 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 mo. Giuro. Mo, oh. giuro. È stato un piacere, Marco, abbandonare la live. Giuro. Non ci azzeccano ora, nulla. Ora me lo e ti farò. E batti. E ti farò sentire fra un pochino. Senti, allora, già io ho. La mia vita è sopravvissuta a un tizio che ha detto che DS Aurora è il livello pro di 1 million. No? Già lì mi è, preso, mi è partito un embolo, mi è partito un infarto, una coronaria. Mi è partito tutto. Però su di me esce tanto questa parte incensata, una parte incensata, però dolce, allora. fermati. Aspe aspetta un attimo, poi te la faccio sentire, su di te uscirà una cosa completamente diversa, ne sono sicuro. Però poi la sentirai su di me e mi dirai. Beh. Su di meno sta bene, ma infatti, io penso che sia un problema della mia pelle perché effettivamente non c'è a seccare un cavolo, manco con le note. Tantissime persone l'hanno paragonato al famosissimo Baby Cat di Saint Laurent in una versione ancora migliore e anche più economica. Io ho te. questo grande difetto. Cioè, questo grande no, raga non è birra, giuro. Ho oh, questa cosa che non conosco il Babichetta anche se tutti ne parlano, tutti ne hanno parlato. Che è stato sold out praticamente dopo 3 secondi. Uh, però a quanto pare, se conoscete quel profumo, a, a questo punto penso che possiate fare delle comparazioni con uh, Vanagloria. Io ci sento. A meno... Non me no, ah, io non me lo sento mio, non so perché è strano, eh. Però... Raga, ha ah, una nota su di me. Eh? Avete presente quando si fa, cioè, vai a fare il caramello? Prendi lo zucchero e lo fai sciogliere nel pentolino per fare il caramello quando prepari i dolci mm. con un po' di burro, e te lo dimentichi sul fornello, eh. che ha quel sentore leggermente bruciacchiato. Eccola Linda, l'abbiamo nominata. Abbiamo detto sono sarà sopravvissuta a queste prime giornate di lavoro. Cioè, per me sa di un caramello dolce, leggermente bruciato. Bruciacchiato. Sì, Dario, però su di noi è dolce. Sono curioso di sapere. Vabbè, se vieni a trovarci, te la spruzzeremo e ti annuseremo tutto perché se no gli esce molto dolce un, una vaniglia incensata di me, un abbinamento molto particolare in realtà, molto sì, bello. Ho già sentito un abbinamento del genere in Christos, no? un intenso Vanilia, <ride> sì, questo è completamente un è tutto cosa. un altro mondo, sì. Bello, ragazzi, è bellissimo, Vanagloria no, e secondo me è il profumo mi sono cagato sotto pure io. È un profumo che ci accompagnerà veramente per tutto l'inverno, perché lo vedo proprio Bello caldo, bello avvolgente la copertina da neve, da pioggia. È super invernale questo profumo. Sì, 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 non può essere indossato in altri periodi dell'anno perché, perché muore. Infatti, penso che ne indosserò una di queste sere. Se... Il tempo è clemente. Mi sta piacendo di un sacco: gradi. Sì, è scura, fumosa, incensata. però senti, sta dolce. Me. Su di te è più dolce. Non mi piace. Su di te. Che puzzetta su di me, secondo me te lo devi provare quando sei pulito sì. dopo la doccia. Ciao Simona. Allora io lo sento diverso in realtà da Baby Cat. Il mood è simile, ma su di me almeno la rete è totalmente diversa. Entrambi dolci. Ah, no, ma questo dolce ci sta di base. Allora, questo profumo è strano. Dario molestato. <ride> Salottino molestato da <ride> annusatori seriali. Sì, infatti io lo voglio riprovare quando farà freddo. Sì, Vincenzo si sente tantissimo. Lo metterò una di queste sere che comunque sì. si sta bene, non si muore più de caldo la sera, eh, però poi lo riproverò quando farà proprio freddo, quindi penso ormai a febbraio perché... Calcolando, gli ultimi Natali ce li stiamo facendo in spiaggia. Allora, è un'estrazione della vaniglia diversa. Perché è un'estrazione a freddo, CO2. C'è l'ananas. Ecco... Non la sento l'ananas. No, io mi ricordava, mi ricordava una cosa. Eh? Cioè, proprio cioè, come sentore, un sentore che avevo già sentito. Ce l'hai scritto tutti questi campioni, Laura? Allora, ti ricordi Nirvana di Boclet? Eh? Ok. Non ricordo, ce l'abbiamo ancora. No, Nirvana, buonanotte. E eh... quei nomi. Nirvana c'è l'ananasamo. Eh, non ci l'abbiamo più Nirvana. Come no? No, è finito. è vero? Sì. Okay. Nirvana che ce la con l'incenso. Ok? Che quella parte che io, io Nirvana lo raccontavo sempre, l'idea che mi dava a me di una Macedonia un po'... Sfatta okay. ecco quest'idea di sfatto me lo riportava subito appena spruzzato. Quindi questo accordo ananas incenso mi dà l'idea di qualcosa di sporchetto, quasi Però qua ha reso super dolcissimo su di me. Nasce quasi liquirizioso su di te sì. Senti una cosa di liquirizia, è vero? Ragazzi, su di me esce la liquirizia che non c'è. Su di me, no, c'è zafferano eh, ananas, olibano, vaniglia CO2. Su di me è un, non è una vaniglia, mm. è vanigliato però ho ecco detto questo caramello leggermente bruciacchiato, affumicato. cioè che stai facendo il caramello per fare una creme, un, una tarta ten e te lo sei dimenticato sul fornello. Allora, non so, sincero, secondo me questo profumo stucca un po', a una certa. No, non è un me usato, come... secondo me, piccoli, piccoli Ma, guardate, no, a piccole dosi e, e non sempre. Ecco, è quel profumo che magari ti devi tenere per delle occasioni. Mh, perché potrebbe essere tanto. Vanagloria è proprio la bombetta, secondo me, di questa collezione. E io oggi, pur essendomelo spruzzato qua... No, Però lo, lo senti un qualcosa del DS? <ride> no, per niente, Lu. Te lo far sentire il DS Aurore. Te lo devo far sentire il DS Aurore per niente. Però c'era un qualcosa, no? Giuro te lo sei sognato, te lo, te, non lo so, ho avuto una visione. Forse è come esce su di me, no? Eh, che ne sai, okay. lo voglio riprovare col freddo, sì. no? Ma lo riproveremo anche addosso dopo una doccia. Che oggi ci sono anche perché io sotto oggi mi stava massacrando una zanzara e ho spruzzato praticamente in su per aria e addosso lo spray genizzante. Di chinotto dark perché e me lo sento un botto come se avesse sposato il profumo, quindi non vorrei che si fosse mischiato. però lo voglio veramente perché è particolare. È una vaniglia diversissima dal solito, cioè, infatti, quando io l'ho sentita su mogliette, è vero, sì, no? Comunque, è una vaniglia molto particolare, secondo me, veramente diversa dal solito. Mm, con la vaniglia è facile fare un qualcosa di banalotto. Cioè, Ma qui, eh, vabbè, ragazzi, è ropion, cavolo, eh? Cioè, capito? Non lo so, non lo ti... che Non potresti da bianco latte da ropion, no. per, quanto, cioè, per quanto è buono biancolatte, però, non è. Però, ecco, quando è vero, spruzzato da mogliette, su mogliette era molto dolcissimo, cioè molto dolcissimo. Era molto dolce, infatti, ho detto, boh, cioè, io tutto sta dark, incenso, fumo, no, lo, sento, lo sento in vanera, che per me era una vaniglia, da mogliette era una vaniglia molto più scura. Invece, su pelle, no, esatto. per niente. È vero, però con la testa... Io sono proprio in mood autunno, cioè per me adesso è l'ora... Infatti, ma lo dico anche nelle storie, in qualsiasi cosa che io dica, è il profumo perfetto per questo periodo. Se non fosse che questo periodo è da andarsi a fare il bagno al mare. Um, però devo dire che, a parte questi giorni che mh, durante la giornata i profumi non me li sto godendo come se fosse pieno agosto, tardo pomeriggio, sera... Finalmente riesco a indossare un qualcosa a sentirmelo che non mi evapora in tre secondi perché <ride> sudo come non so che cosa. E, mh, quindi, dai, piano piano ci avviciniamo anche a quella stagione in cui un profumino un po' più caldo se permette. Esatto, e abbiamo terminato praticamente tutto il laboratorio olfattivo. E io penso ci possiamo ritenere soddisfatti delle fragranze laboratorio dell olfattivo che abbiamo inserito? Direi di sì. Non sappiamo se magari in inverno aggiungere Cosumel. Fatecelo sapere se qualcuno di voi anche lo conosce perché noi abbiamo un sacco di campioni. No, qua qualcuno abbiamo mandato a qualcuno anche dei campioni per sapere. Uh, ma poi secondo me è perfetto così. Non pensiamo proprio di aggiungere altro, ma di continuare con queste cose. Laboratorio è stata una bella scoperta, eh, un marchio su cui eravamo molto prevenuti in realtà. Ci ha fatto rimangiare ehm... le nostre idee sul laboratorio olfattivo. Sì, si vede cioè... che io non l'ho mai sentito bene Schapot. in passato, sono sempre stato innamoratissimo di Cache Noir, eh. uh, però gli altri non me li sono mai fidati più di tanto, in realtà tanta tanta roba, uh, sia per chi si sta avvicinando La adesso alla nicchia, sia per gli appassionati, per chi... Um, ha già tanti profumi in collezioni uh, alcuni sono semplici ma non banali non stufano mai però io devo netto. dire una cosa però vedo uh, che anche chi si avvicina alla nicchia uh -huh. no? e noi ovviamente appena uno dice diciamo, non ho mai provato la nicchia andiamo subito sulla bolletta olfattiva adesso perché è qualcosa di un po' più immediato devo dire che quelli che colpiscono di più sono quelli magari nel, nel, nel mix i più complessi è vero perché comunque nella loro complessità risultano di facile comprensione. Milo e giglio bellissimo. Steffi, se ti sono piaciuti come l'amore di Boys, di Snobby, di Jules e Mad, lo apprezzeresti tanto e resta molto più fresco, eh, meno cloying. Vabbè che si può diventare international. però... Non so allora, come si dice in italiano. Okay. Ci mancano le live in doppia lingua col traduttore simultaneo. Io ora mi sono reso conto che guardando. Ah, eh, eh, il list ti può piacere veramente tanto, sì, è fatto sempre dal Luca Maffei comunque. Io guardando praticamente 10 miliardi di video ormai di make up, di skincare, tutti in inglese, perché italiani <ride> ne seguo pochissimi. Io mi sono reso conto che alcuni termini tecnici, io in italiano non li conosco. Allora, pagate tutti, Erika, mi raccomando. Cusciuni no, al momento no. Per il momento... È, è un grande progetto. Voi parliamo. siete cattivi. No. Allora, voi siete, siete proprio dei, dei, delle cattive persone. Sono Io amo, amo Meo. Cioè, lo voglio sul mio... Lo, cioè, l'ho proprio detto, lo voglio sul comodino. Svegliarmi con Meo la mattina che mi fai profumi di perlice. Cioè... Stef, ce lo scordiamo. Per... Ah, hai fatto un ordine, giusto? Hai fatto un ordine, Stef? no. <ride> Sì, l'avevi fatto l'ordine, ma è stato cancellato. Esatto. Va bene. Però. Poi ci vedi, se sentiamo in privato. Sì. E questi giorni mi state tutti quanti tartassando con Meo. Oh. La nostra rappresentante che fa dei podcast bellissimi, andatevela a sentire, artisticamente profumi. E... Oddio, ragà. Nostri giorni, raga, noi siamo proprio... Ah, adesso! È ancora in attesa. Eh, non ce ne eravamo accorti. Ok. È arrivato? <ride> Penso proprio di sì, sì. Perché non vedo mai il... Poi metto e perfetto, Stefi, perfetto. Um, perfetto. Facciulano roba, ragazzi, eh. Niente, no Stefania, ti devo dire che quel profumo purtroppo non c'è, <ride> e quindi ora ti rimborsiamo. Effettivamente non c'è ancora. Cioè, Ma domani arrivano tutti i profumi tranne quello. Eh, comunque... No, devo dire io lo regaliamo. Cioè, no, io... <ride> no, dice, cioè, mi state mandando, lei che fa così sui, sul nostro gruppo mi avete mandato... Cioè, mi fate del male perché io lo voglio, Meo, lo voglio. Sono troppo curioso di sentirlo, ragazzi. Viole Nere là, proprio una cosa... No, Ma tanto verrà, verrà Cinzia e glielo chiederò come sempre Senti, ce lo farà sentire, sentire e me ne innamorerò e devo dire che però io per eh, non mi viene il termine per principio sapete che non ho nemmeno un profumo di meo in collezione manco io manco io eppure giro dietro al, all'Odor 93 da, da anni cioè, non io ce l'ho non l'ho Volutamente preso. Perché? Che cazzo, ci dobbiamo fare? Um, che devi fare? Lo volevo fare. Come si fa? No, non lo puoi fare adesso. Davvero? Eh, sì, provaci. No, perché non è il video caricato sopra sul computer più lì lo puoi fare solo dal computer. Ah... Te l'ho spiegato anche prima della live, ma tu non stai attento quando ti parlo Ma beh, allora mettiamo una pubblicità e poi parliamo di tower. Vabbè. Voglio riposarmi un attimo, riposiamoci due minuti. Vi mettiamo il nostro Gloss you che è sempre di buon auspicio. <coughs> sì, no, io vi spiego questo: non ce l'ho perché ho detto prenderò, mi prenderò un Meo Quan per festeggiare il giorno che lo metteremo in negozio. Quindi io per principio non ce l'ho, ma li voglio tutti. quindi Ci vediamo fra poco per parlare di Tower. Di Tower. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? You walk by just like me, they long to be close to you. Grazie, che cavolo. Avevo spento il microfono. <ride> non avete sentito niente di quello che ho detto, um... dicevo che vabbè, stavi aspettando, magari da solo perché stavo sistemando tutti i profumi di laboratorio per fare un po' di spazio. Ma sapete che l'altro giorno? A proposito del close to You, quando siamo stati in Toscana, uh -huh. Io siamo di ritorno. Ho mandato un messaggio a RDS. Uh -huh. era RDS la radio Quella che sì, stavamo ascoltando l avevo chiesto di mettere lo studio ma l'hai mandato? Sì. ma davvero? non ce l'hanno mandato perché non era ballabile sì, ma l'hanno detto in radio? no non l'hanno detto ma sei cretino però hanno chiesto canzoni da ballare senti quello se è uscito con una canzone che manco mi nonna avrebbe ballato ho detto sì ci provo volevo, fa volevo fare una cioè, carissima cosa ci sarà occasione in cui passare la radio Closed To dicendo da Crosè di sotto il fattivo ci chiede di farmi andare in radio questa canzone. Closed ok. Perché Tower? Um, perché Tower è uno di quei marchi. Um, no, perché per ha finito il programma. Esatto. È uno di quei marchi che ci finisce sempre, spesso, non ne parliamo praticamente mai. no. Uh, anche perché a volte pensiamo un po' che i Tower parlino da sé. Uh, tower ha una folta schiera di appassionati, di, di fan <ride> che, che conoscono già i suoi profumi. Um, però a volte non ci rendiamo conto che ci sono persone che magari i Tower non, non sanno nemmeno cosa sia. No? Um, non li abbiamo presi tutti, non abbiamo tutti quelli che abbiamo. Eh... <ride> Doro. vai non l'abbiamo ripresi tutti ma qua, tranne un paio forse non abbiamo ripresi sì eh, già noi non, non abbiamo proprio tutti i profumi di Tower abbiamo solamente una, una selezione um, anche se ho sentito dire da voci che eh, abbia rimesso in commercio qualcosa di Maroc Purell, non lo so. sempre avuta in commercio. Vabbè, dobbiamo, dobbiamo capirla questa cosa. Ehm... Però ovviamente, noi oggi abbiamo fatto l'ordine: è tornato Tower. Un profumo, non l'avevamo riordinato perché abbiamo detto tanto, e c'è cioè finito, raga Ma è sempre così quando non riordiniamo una cosa, diciamo, beh, ce n'è ancora uno il giorno stesso. Tanto, finisce. non è stagione. Boom, finita. Io comincerei Bye. da lui. Dai, che ancora stiamo nel periodo per lui. Ma allora, Tower è un brand che questa è la teoria di Marco. Eh? L'abbiamo sviluppata oggi. Questa teoria. No, io cioè nel, almeno in due anni che cioè, in un anno che abbiamo Tower. Vedo questa cosa. Se te ne piace uno che non sia, però, l'Erdu desert due Dessert, dessert, du dessert ti piacciono tutti mm -hmm. se ti piace l'Air non e è basta. detto che ti piacciono esatto. gli altri se non ti piace proprio l'Air oppure non ti ne piace nemmeno uno cioè almeno uno non ti piace proprio lo stile di Tower esatto perché? perché Tower in tutti i suoi profumi ha questa firma cioè si sente che sono suoi è una firma olfattiva immancabile data dall'olio essenziale di arancia Tower per me pazzo e lo è tocchiamo. stato no un brand eh, che ho conosciuto quando mi sono avvicinato alla nicchia quindi parliamo del 2012 con l'Air ah, e con no. l'orange eh, era il periodo in cui andava tanto di moda si parlava tantissimo di tower lui era lì partecipava alle fiere eh, ci parlavamo un personaggio molto molto simpatico molto carino e sono dei profumi che da un lato ho sempre ehm, schifato nel senso dicevo sono stranissimi, ma non penso di riuscire a mettermi addosso a un qualcosa del genere. Mi, mi parevano troppo particolari, con una nota che mi disturbava. Eh, un qualcosa che era proprio la firma olfattiva di Tower. Ehm. Um, e piano piano andando avanti nel tempo, scoprendo più cose. Ah. E non è nicchia, ma è. Non l'hai capita? Ma dove? Quindi, okay. Mi sono avvis dalla nicchia. Eh? Eh, ricordo, <ride> no Beh. ma ci può stare donna che non ti piace l'air ma ti piace il ptalo blu assolutamente no mi piace spesso solo ptalo blu ah. perché ptalo blu è un po' sui generis eh? ptalo blu è l'air da bene, okay, stavo so dicendo quelli... una cosa proprio poi Vai. mi scordo um, che poi passando avanti no, negli anni um, questo rapporto di odio è diventato un rapporto di amore odio cioè nel senso per altri anni ho continuato a non comprenderli però restavo in bilico tra il mi piace e mi disgusta lo stile proprio di Tower. Finché non mi sono comprato le Maroc Purel che ho messo due volte e poi l'ho rivenduto. Perché dicevo sì, mi piace, ma mi disgusta. Beh, Luca è matto. Non so se è chiara questa cosa. Ehm Dopodiché, ogni volta che io andavo in una profumeria che aveva Tower, me li risentivo. Li risentivo, li risentivo, li risentivo, risentivo. Alla fine mi sono innamorato dell'Air 2 Desert e subito dopo dell'Orange Star. E quindi ho voluto Tower qui in negozio. Ma perché guardi me? Non lo so, così. <ride> Semplice, ma ne parliamo dell'Erdesalp Salp, semplice, ma neanche così tanto. No, però um, questo qui mi ha fatto capire ancora di più quanto Tower sia vera nicchia, vero profumo artigianale, vero profumo artistico. Um, perché è un marchio che io ci ho messo dieci anni per apprezzare ed è tantissimo. Um, non è un marchio che fa dei profumi, magari ecco di quelli sporchissimi, proprio zozzi zozzi che tanto non ti piacciono, monte piacciono anche fra dieci anni. Se non ti piace quel genere, ma complessi, è un marchio difficile. che veramente c'è da. <ride> ma ci può stare, eh? Ho, vi ho confusi, raga? Non volevo. <ride> Alla bianca sicuramente... Ma cerca di spiegare a parole tue. No, quello che ho detto allora, io. secondo me Luca ha detto che... Un... Allora... Torniamo indietro. Esatto, Cora, non era pronto. Non aveva sì. il naso allenato per... Ehm, per capire determinate cose. Terminate... Tower è un brand che ha nei profumi tantissime sfaccettature. Ha tantissime cose all'interno. È un po' come mangiare una Macedonia di frutta piena di roba uh -huh. e dire ci sono, magari c'è la frutta che ti piace ma c'è anche quella che non ti piace e quindi tu non sai effettivamente se quella Macedonia ti piace o meno perché comunque magari ci sta io non amo la banana mi metti dentro la Macedonia la banana però non è che mi fa pazzia però me la mangio ma non lo so esatto ho avuto questa cosa proprio con la firma olfattiva di Tower con quello che unisce un po' tutti i suoi profumi il filo conduttore di tutti i suoi profumi ehm uh... E per quella lì c'è cioè, veramente tanto tanto tempo per, uh, per apprezzarla, però, alla fine dai e ridai, me ne sono innamorato perché poi lui ha, tutto uno cioè, ha uno stile tutto suo. Io oggi parlavo nel RIL di Fi che c'era cioè, una rosa, ma una rosa che non, impensabile. Cioè, nel senso, non, se dice a me piace la rosa, non è detto che ti piaccia Fi perché va oltre ogni immaginario della rosa a cui siamo abituati, e lo stesso fa con tutti i profumi, anche con l'incenso stream. Se sei un amante dell'incenso, l'incenso stream tu lo senti e dici: ma qui l'incenso dov'è esatto? perché non è il classico incenso a cui siamo abituati. Non è, è l'incenso ecclesiastico, non è l'incenso sacro, ma è proprio un incenso puro da resina e freddo, freddissimo tra l'altro. Ciao, bubu. Bubu. abbiamo parlato tanto di te nella live, quindi devi andarti a riguardare esatto. sì, domani. E cioè, magari è più fattibile che ti piaccia l'incenso rosé, ad esempio, perché è quello un po' più immediato nell'incenso, però devi andarci veramente a capire, a studiare, a sentirlo, a dargli il tuo tempo. Non è un profumo che secondo me compri... Sì, come quando ti innamori del tipo che ti fa arrabbiare. Esatto. Sì, Esatto. Um, però, ecco, questo qui per me è un invito no, che faccio un po' a tutti: quello di incaponirsi. Um, cioè, nel senso, penso che i profumi soprattutto vadano... bisogna avere un po' la testa dura. Quando una cosa non vi piace, non buttatela subito al secchio. Cioè, non vedetela come una costrizione. Cioè, nel senso, mi potrete anche dire: no? Sì, ma se a me non mi piace, ma perché mi ci devo un caponì Ma no, fatelo perché magari, magari, magari tra un anno, tre mesi, quattro mesi non vi piacerà lo stesso, però riuscirete ad apprezzarne altre cose esatto. A, oppure a capirla meglio. Magari dici: sì, sì non mi piace uguale. Come non mi piaceva l'anno scorso, non mi piace adesso. Però devo dire che adesso sento magari questa cosa in più. Ciao, manca farla apposta, ma vabbè, bando alle ciance, parliamo di quello che ci è tornato. Esatto, ci è tornato ovviamente l'Air 2 eh, Marocain. Non, non l'abbiamo preso perché comunque è il suo best seller è famosissimo. Ne ho fatto se non erro un eh, 60 secondi review uh -huh. sull'air 2 o sul coro. Oppure in un video comunque l'ho messo. Non si è tornato lo core, non si è tornato lo core. Eh... Però parliamo di Learned Salp Swiss. Learned Talk Swiss, come, anche, come dicevate anche voi, forse è il più semplice, il, il più mediato. immediato. Non è perché sì. non è semplice. Dicevo oggi a un cliente che è il profumo che piace tanto agli uomini che usavano Fahrenheit, Fahrenheit. non so perché. Abbiamo notato questa cosa. Appena dice uso Fahrenheit e uh, poi gli fai sentire, lui dice, oh, madonna, è bellissimo, me lo ricorda tantissimo. Non lo so. Tallo blu è molto simile all'Air de Salp Suisse. Eh? Ma c'è la nota, ragazzi, il calone ci si sente tanto in tallo blu. Anche perché io dico sempre, ma secondo voi, no? Per quanto vuoi essere bravo? Ma uno svizzero può mai fare un marino? No. Mo, io non lo so, in geografia non ero un, un genio, ma non c'è il mare Svizzera. Infatti, io quando dico Fitalo Blu per me è un lago ghiacciato. E che voce ho fatto? E, e ovviamente tu con Fitalo Blu sei nel lago, sei immerso in quest'acqua fredda, ma tutto intorno hai l'aria delle Alpi Svizzere. Esatto. Ed ecco perché il rimando hanno tantissime note in comune i due profumi. C'è il pino anche qui, quindi lo rende molto fresco, molto arioso. C'è tutta una parte aromatica, aromatica di erbe aromatiche. Perché entrambi, infatti, anche su Fragrantica, per, forse per la prima volta io. Sto... Scusate. Sono ehm, d'accordo con la classificazione che fa su Fragrantica intorno quando cerchi un profumo, ti mette quel fiorito, fruttato, legnoso, e fallo blu anche lo rende, lo rende come aromatico e per me è molto più aromatico che marino. Mm -hmm. Qui siamo di fronte a un aromatico super arioso, super fresco, è praticamente passeggiare in un bosco sotto le Alpi svizzere in una stagione indefinita. Però fa freddo. Una cosa la so è che fa freddo perché per me è un'aria gelida. È un'aria fredda, non gelida. Freddo. È fredda, Vabbè. quel vento freddo che potrebbe essere svizzera, può capitare anche in estate, comunque che all'improvviso arriva quel quel vento freddo dalle Alpi. Sai che sto morendo di caldo? Sì, anch'io. Sto a papà suda. Infatti io... volevo dire, se accendevi po un po'. l'aria stai lì, passeggi, senti quell'odore degli alberi, l'odore del verde, la vegetazione, mm. le alberi aromatiche. È, è un profumo da mattina, so sicuramente, non è un profumo che io indosserei forse la sera, ma non è detto, forse la sera d'estate. È un profumo da tutti i giorni tutto l'anno è un passepartout. Forse questo è il passepartout per Tower. È vero, lo faccio. No, lo faccio. Ma neanche se mi metto così, comunque da notare. Eh. Aspetta, fai vedere il, le scarpe rosa col calzino rosa e eh, non, non si vede, no, non si vede. Scarpa rosa e calzino rosa abbinato al cappellino E al trucco ragazzi Questa è classe Madonna non mi stavo sentendo allora, Vi giuro Ecco Bubu con le sue recensioni Dai. de sata ah, bisogna no. lasciarlo fare È fresco e aromatico ma no, Con un retrogusto dolce Credo siano eh, Questi due Credo siano quei due fiori che ha dentro Che gli danno eh, un'angolazione diversa Nel dread ragazzi, io Sto lo Sto perdendo la vista non vedo più questo qui. Secondo me, per iniziare a scoprire Tower è perfetto. Poi arriva la sua stagione. My love, ragazzi, con questo qui, chi ci segue ormai da tempo uh, sa che vi facciamo una testa tanta uh, <ride> sotto Natale perché noi l'abbiamo uh, soprannominato il profumo di Natale. Orangesar? Sei stanco? Eh? Sei stanco? No, mi manca l'aria, c'è proprio caldo! Si fa caldissimo. Uh, parliamo di profumi di Natale, eh? Orange star è l'agrumato che non ti aspetti. Um, Definirlo l'agrumato in realtà è veramente troppo, troppo, troppo riduttivo. Uh, c'è tanto olio essenziale di arancia, c'è tanta scorza di arancia ma il tutto è inserito in questa tower ad um, in questa firma effettiva oh, di tower la, la, la ad c'è la tower ad ma se ne è sempre parlato di tower ad eh? non me la so inventata io no proprio questi nomi ad e allora su l'orange star c'è sempre questa, mh, questa doppia visione di un profumo super estivo è un profumo super autunnale e invernale io se penso all'orange star penso all'autunno autunno e inverno autunno sì. e natale forse perché lo mettiamo sempre in vetrina in autunno insieme alle zucchette alle foglie quando facciamo queste sì. le nostre vetrine super un artistiche un po' pure il colore ci, ci condiziona però se lo vado a sentire me ricorda proprio lo spruzzetto di quando sbucci l'arancia mm -hmm. c'è cioè, l'odore che ti rimane di solo... sulle dita c'è la vaniglia se non sbaglio all'interno, c'è la favatonca, c'è la favatonca, c'è la vaniglia, c'è il fiore d'arancio, c'è il lemongrass, l'arancia e la clementina, il mandarino. E forse è stato il primo agrumato che ho amato. Uh -huh. Bello. Io direi di correre leggermente. Dici. Sono quasi due ore di live. Cazzarola, dai, corriamo. Poi andiamo su, lasciamo il più difficile per ultimo. Mm. Allora Bianca è un incenso ma... ma è un incenso che ti dicevo anche l'altra volta via messaggio che potrebbe farti uscire quei profumi che ti possono far uscire lentamente dalla tua zona di comfort. Scusate queste traverse. Incense rosé. Nell'incenso rosé, allora, dopo aver fatto l'incenso stream, Tower si innamora della sua... Eh, combo del suo accordo incensato <ride> va bene, chiamerò <ride> si innamora della sua combo eh, di, di questo accordo incensato che ha creato e fa subito uscire l'incenso rosé usando la stessa base dell'incenso stream che se si va a leggere questa storia dice ok, allora si assomigliano tra di loro, no. sono totalmente due incensi diversi. C'è cioè, tutta la parte di favatonica. Assolutamente, sì. Io descrivo sempre l'Insanse Rosé come una chiesa di un paesino in pietra, una chiesa un po' rovinata dal tempo, fredda, con un roseto che ha praticamente eh, cosparso tutta quanta la... la... Porta all'ingresso durante una festa patronale di una, di una delle tante madonne a cui sono dedicate mm. le chiese nel mese di maggio perché? Perché ci sono questi petali di rosa belli, una rosa veramente quasi da tappeto. Mm -hmm. non, è non è la rosa, ecco, non è la rosa da nonnina, non è esatto. la rosa da ragazzaccia, non è, non è un è una rosa naturale. Anche qui sento una parte agrumata in apertura fredda. Sento qui la Tower Ad, come diceva Luca. Ed è un incenso per me super estivo. Nell'hai l'incenso pure io non lo non sento. Non lo sento, ma c'è chi lo sente tantissimo. Sì, è vero. C'è chi nell'air l'incenso, la mia cosa che dice quando anda quanto è buono questo profumo all'incenso. Per me invece è pulito. Pulito, pulito, pulito. L'incenso rosé sol solitamente piace tanto anche a chi non piace l'incenso. È un passepartout per gli incensi. Esatto. Però potrebbe essere anche un passepartout verso altre note, per uh -huh. a chi piace l'incenso. Ecco perché ti ho detto, Bianca, che questo qua... È fuori dalla comfort zone. È, è un incenso... Fuori. Qua c'è la tua comfort zone, qua c'è lui praticamente. Fa fai questo, ma sei vicina. Mm -hmm. è da provare e io sono innamorato di questo ecco, amo gli incensi non amo alla follia l'incenso extreme esatto. ma questo qui mi fa impazzire uguale, uguale proprio ciao Laura ciao, grazie. tanto se hai guardato tutta la live sì. d'oro per la prima volta un applauso a Laura aspetta, aspetta, aspetta aspetta, 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 aspetta ecco ci doveva doveva esserci e poi ultimo ne lascio parlare te no no parla di te parlo io adesso sì. Tower lo presento io <ride> allora non star memories un cogliato mm -hmm. ma un cogliato alla tower il profumo dico io mi sono follemente innamorato e voi dite Luca con un cuogliato e invece sì un cuoio Allora, se fresco e freddo in apertura. Se vi fate uh, fregare dalle note in apertura che sentite, una volta spruzzate sia su pelle che su mouillette dite questo è questa è gomma, questo è asfalto Um, motociclista. Nì, cioè, nel senso è super freddo, freddissimo. Okay. C'è questa nota di né, agrumata che si sente. Ormai in tutti i tower c'è la nota agrumata. Leggermente fumoso. Direi fumicato uh -huh. più che fumoso. Però è morbido allo stesso tempo. Ma che cos'è? se senti male sì non mi sento tanto bene bene dai su hai peso caldo stai sudando Eh, ah, sì forse è quello quindi questo cioè è un qua usciamo un po' dalla comfort zone proprio di tower ta... cioè, no, da... usciamo proprio dallo stile di tower un po' rientra... rimanendo comunque vicini a questo stile grazie alla nota grumata iniziale però è un tower che si avvicina a qualcosa di più sporco che poi vedrà, vedrà, vedremo in, nel suo apice con l'UD, con mm -hmm. la tar, la tar di Tower, che lì è praticamente... l'incagato degli incagati. Bellissimo quel profumo, devono piacere, però è difficilissimo da, da far provare e va indossato con cautela. Questo qui potrebbe essere il profumo da sentire prima della tar. Io sento molte vicinanze con, lo, con la tar. La parte fumosa, leggermente plasticosa. Mm -hmm. Su pelle, su di me, esce anche una parte un pochino più talcata, in realtà. Che su di me non esce. È un cavallo che scalpita per uscire. Vuoi andarti a sciacquare il viso? No. Stai meglio? No, però non mi ha disceppato. Salutiamo. Ehm... No, non lo so se è per quello, vabbè poi... Allora. No, se è, è che siamo, abbiamo spento l'aria e abbiamo cominciato a sudare tutto all'istante, quindi ci siamo praticamente, secondo me, preso un, un caldo bestiale. Può essere. E siamo stanchi. Può darsi. Ehm, ok. Beh, ora di essa è il mio incenso, cioè eh, ce l'ho qua. Sto lacrime, quello incenso. Volevamo dare qualche informazione però prima di andarcene. Che informazione? Mi sono scordato. No, vabbè, domani eh, quindi ci dovrebbe arrivare Nobile. Uh, faremo sì la live martedì prossimo, ma ovviamente um, mm. ne parleremo uh, nelle storie, ci proviamo almeno. Uh, niente, questo. Finito. sì sicuro uno sbalzo di pressione cioè caldo freddo ci può stare Penso di sì. ragazzi vi salutiamo finiamo così proprio boom <ride> La non sta morendo Fai <ride> sentire, facciamo, facciamo l'infermiere no quale batte sei vivo sì basta usciamo, usciamo prendiamo un po' d'aria e sicuro andrà meglio che fa caldo salutiamo che c'hai? Sì. È strano non me la conti giusta si sì, ma, ma, ma tutta scena Dai, ragazzi, poi, poi ci, sentiamo, ci sentiamo nel gruppo è tutta scena va tutto bene andiamo a riposare che oggi, che oggi siamo arrivati pure in negozio alle 8 alle e mezza sì, praticamente oggi siamo arrivati prestissimo siamo andati a Roma tornati, fatto giri, mille cose detto questo noi ci vediamo dopo nel gruppo ci vediamo domani su Instagram, andatevi a guardare il nostro reel sì. commentate, mettete like salvatelo e condividetelo e condividete anche la, la live commentate anche dopo averla vista mi raccomando perché ci date una mano a crescere e questo vi vogliamo un sacco bene e vi auguriamo una buona notte super profumata. Ciao. Ciao ciao.